La Radio Svizzera presenta Pranzi e confidenze del commissario Maigret. Libero adattamento radiofonico di Enrico Colosimo da Une confidence de Maigret di Georges Simenon. Traduzione di Carlo Scaringi. Regia di Enrico Colosimo. I coniugi Maigret avevano l'abitudine di pranzare una volta al mese a casa del dottor Pardon, il loro medico di famiglia e il loro migliore amico. E i coniugi Pardon, a loro volta, si recavano due settimane dopo dai Maigret in Boulevard Richard Lenoir. Non puoi immaginare, caro Maigret, quanto mi sia stato difficile trovare questa vecchia edizione discografica delle sinfonie di Beethoven dirette da Bruno Walter. Ah, lo credo. Anche per me, che come lei sa sono appassionato dell'opera lirica, non sempre è possibile trovare in commercio dischi dei grandi cantanti del passato. Quando verrete a pranzo da me, vi farò ascoltare la Cavalleria Rusticana cantata da Caruso. Oh, Enrico Caruso, una rarità, immagino. Gradisce ancora un po' di torta, signora Maigret? Oh, sì, sì, grazie. Ah, inutile dirle che la sua torta di riso è squisita. Anche per lei, commissario? Perché no? È proprio squisita, ha ragione mia moglie. E poi mi ricorda la mia infanzia, cioè mi ricorda quella che faceva mia madre. Da 40 anni non ne assaggiavo una così buona. Maigret, signora Pardon. Maigret, forse non dovrei dirlo io, che stasera sono il suo anfitrione, ma sono anche il suo medico. Quindi le raccomando, proprio una fettina. Non dimentichi la dieta che le ho prescritto. Ma via, è leggera. Ha ragione suo marito, signora Pardon. C'è la pressione, il colesterolo, i trigliceridi e tutto il resto. Proprio una fettina, piccola piccola. Sarà per me. Ecco, grazie. Pronto, sono il dottor Pardon, chi parla? L'ascolto, signora Kruger, sì. Ma parli con più calma. Per favore, Francine, il grammofono, abbassa un po'. Sì, capisco, signora Kruger. Se questo può aiutarla, sono pronto a venire. Lo so. Ma non posso far niente di più, mi creda. Finiremo l'ennesima cena senza di lui. Gli capisco. Dia una compressa rosa. D'altronde è un medico. Una sola. Se fra mezz'ora non avrà fatto effetto... No, no, io non esco. Eventualmente mi richiama. Buonasera, signora Kruger. Ecco una di quelle sere in cui vorrei aver scelto un altro mestiere. Può durare 3-4 ore, ma può chiamarmi anche da un momento all'altro. Si tratta di un giovane sarto ebreo polacco che abita in Rue Popincourt. 5 figli. Il più grande di 9 anni. E un sesto in arrivo. Oh mio Dio. La medicina non può salvarlo e da 5 settimane non riesce a morire. Poveretto. Ho fatto di tutto per convincerlo ad andare in ospedale. Quando pronuncio questa parola piange, geme, supplica la moglie che non lo lasciano portar via. Vivono in 2 stanze. Oh. I bambini piangono, la donna è al limite. È lei che dovrei curare. Ma finché va avanti così, sono impotente. Sono andato da loro già prima di cena. Ho fatto un'iniezione all'uomo, ma... Credo di aver capito. Legalmente e anche dal punto di vista medico non posso somministrargli altre dosi. La donna insiste. Posso capirla, è al limite delle forze. Finora sono riuscito a convincerla. Si metta al mio posto, Maigret. Non è la stessa cosa, ovviamente. Anche a me è capitato parecchie volte di desiderare la scelta di un altro mestiere. Nella polizia non abbiamo più gli stessi poteri, né di conseguenza le stesse responsabilità. Ho visto diminuire progressivamente le nostre mansioni a beneficio dei magistrati. Allo stato attuale della legislazione non siamo altro che strumenti del procuratore, del giudice istruttore.
ma c'è comunque un momento in cui dobbiamo prendere una decisione carica di conseguenze. In fin dei conti, i magistrati prima, i giurati poi, si faranno un'opinione grazie alle nostre indagini e agli elementi raccolti da noi. Il semplice fatto di considerare un uomo sospetto, di convocarlo al Quai des Orfèvres, di interrogarlo sulla sua famiglia, sui suoi amici, sui vicini di casa, può cambiare il resto della sua vita. Capisco. La tal persona ha potuto commettere un delitto? In primo luogo spetta a noi porci la domanda. Gli indizi materiali sono spesso inesistenti o poco convincenti. Capisce cosa intendo, pardon? Non si tratta più di decidere se sia colpevole o no. Questo non spetta alla polizia giudiziaria, così dicono i magistrati. Non dobbiamo neppure chiederci se è possibile che... Mi fa ribrezzo. Se ci avessi pensato quando sono entrato nella polizia, sono sicuro che... Mi viene in mente un caso... Vado io. Ancora. Pronto? No, signore, no. Ha sbagliato numero. Chiedevano di un locale in Rue Schmenver, forse il loro numero telefonico è simile al nostro. Ah, probabile. Dicevo, mi ricordo un caso di alcuni anni fa. Lei seguì il caso José. José? José. Il nome mi ricorda vagamente... Ah, sì, sì, quella signora del quartiere di Auteuil, uccisa durante la notte, a coltellate. Se ne parlò molto sui giornali. Ma la verità, ammesso che ci fosse una verità, non fu mai dichiarata. Rivedo Adrien José, il marito della vittima, alla fine del suo primo interrogatorio. Volendo, potrei anche farle leggere il verbale per avere la sua opinione. Ma lei non ha avuto l'uomo davanti a sé per ore. Non ha sentito la sua voce. Non ha spiato le sue espressioni. Prego, entri pure. Si siede. Mi spiace, ma sono costretto, signor José, a registrare le risposte che vorrà darmi. Le Pointe, sei pronto col registratore? Sono pronto, capo. Chiudo la finestra? Va bene. Cominciamo con le solite domande di identità. Nome, cognome, età, professione. Adrien José, 40 anni, nato a Sète nell'Hérault. Suo padre? Maestro elementare, è morto 10 anni fa. Sua madre è viva? Sì, abita ancora nella stessa casetta a Sète. Lei è farmacista, mi pare. Ho studiato farmacia a Montpellier, poi un anno di medicina, ma non l'ho terminata. Per quale ragione? Forse ci sono molte ragioni. La più evidente è che i miei genitori non avevano soldi. Dovevano fare grossi sacrifici per pagarmi gli studi. Una volta medico, avrei faticato parecchio per sistemarmi. È importante. Tutto può essere importante. Capisco. Mi chiedo ancora se avessi una vocazione precisa. Mi avevano parlato della carriera che si prospetta nei laboratori. La maggior parte delle case farmaceutiche ha laboratori di ricerca. Con la laurea di farmacista tentai di ottenere un posto qui a Parigi, ma tutto quello che trovai fu una sostituzione in una farmacia e poi in un'altra più importante. Le hanno fatto queste domande al commissariato di Auteuil? No, no, non le stesse. Ho capito che lei sta cercando di scoprire chi sono. E come vede, mi sforzo di risponderle sinceramente. In fondo non mi credo né migliore né peggiore di altri. A Sète? Forse. Le Pointe, vuoi farci portare da bere? Birra? Se vuole. Non ha fame? Birra e panini, anche per te, Le Pointe. Va bene, capo. L'ho letto. Ha letto cosa? Un lungo articolo su un settimanale dedicato a lei, ai suoi metodi, la birra, i panini, il commissario Maigret, gli ispettori che si alternano a fare le domande. Vuole darci, per favore, 6 panini? Non immaginavo che un giorno
Come al solito. Si sa quando si entra qui, ma... Stia tranquillo, signor José. Posso assicurarle che non ho alcuna idea preconcetta a suo riguardo. L'ispettore al commissariato di Auteuil l'aveva. E mi ha trattato abbastanza duramente, usando termini che... E insomma, chissà se al suo posto... La birra e i panini arrivano subito. Bene. Allora, torniamo ai suoi esordi a Parigi. Quanto tempo passò prima che conoscesse colei che sarebbe diventata sua moglie? Circa un anno. Avevo 25 anni e lavoravo nella farmacia inglese del Faubourg Saint-Honoré quando la conobbi. Era una cliente? Sì. Il suo nome da ragazza? Fontaine, Christine Fontaine. Tuttavia portava ancora il nome del primo marito, morto qualche mese prima, Lowell, di famiglia inglese. Era dunque vedova da qualche mese. E a che età? 29 anni. Niente figli? No. Ricca? Era una delle migliori clienti della lussuosa farmacia del Faubourg Saint-Honoré. Divenne subito il suo amante? Lei conduceva una vita molto libera. Anche ai tempi del marito? Ho motivo di crederlo. Da che ambiente proveniva? Da un ambiente borghese, benestante. Lei se ne innamorò? Molto presto, sì. Tra Christine Lowell e lei si parlò subito di matrimonio? No. Avanti! Ah, ecco la birra e i panini. Ah, via me, grazie, ci penso io. Grazie, Lepoint. Si parlava del matrimonio. Può dirmi com'è avvenuto che... Ci provo, non è facile. La sua birra. Grazie. Sono passati 15 anni. Ero giovane, ora me ne rendo conto. Mi pareva che la vita fosse diversa, che le cose non avessero la stessa importanza di oggi. Guadagnavo poco. Abitavo in una camera mobiliata e pranzavo nei ristoranti a prezzo fisso. Christine viveva in un mondo diverso, che non conoscevo. La signora la presentò ai suoi amici e alle sue amiche? Molto tempo dopo. Di un aspetto della nostra relazione mi sono ricordato soltanto in seguito. Ossia? Si parla volentieri di uomini arrivati, di uomini d'affari che si concedono un'avventura con una commessa o un'indossatrice. Era un po' il caso di Christine, ma in senso contrario. Lei mi dava appuntamenti pur sapendomi senza denaro e senza esperienza. Voleva sapere dove abitassi, veniva a trovarmi nella mia camera mobiliata. La domenica mi portava in macchina in una locanda di campagna. Tutto questo la entusiasmava. E anch'io, all'inizio, credetti in un'avventura che non sarebbe durata. Era... innamorato, mi ha detto. E anche geloso. Lo divenni. Lei mi parlava dei suoi amici e persino dei suoi amanti. Si divertiva a raccontarmi i particolari. Da prima tacqui, poi un giorno in una crisi di gelosia finì per picchiarla. E chi parlò di matrimonio? Non lo so più. Francamente è impossibile dirlo. Dove abitava Cristina a quell'epoca? Nella casa che ha visto, in Rue Lepère. Una notte, in un cabaret, dopo un paio di bottiglie di champagne, ci guardammo e, di colpo, sobri, ci chiedemmo seriamente quello che dovevamo fare. Non si ricorda chi lo chiese per primo? Francamente no. La parola matrimonio venne pronunciata dapprima con tono di scherzo, quasi, e poi... è difficile dirlo dopo così tanto tempo. Sua moglie aveva circa 5 anni più di lei. E anche molti soldi in più. Non potevo, una volta diventato suo marito, passare la giornata dietro il banco di una farmacia. Lei conosceva un certo Virieu, a cui i genitori avevano lasciato una casa farmaceutica, ma Virieu non era farmacista. Christine investì del denaro nella società Virieu e io ne divenni il direttore. Insomma, lei così realizzò la sua ambizione. Può dare questa impressione, forse. Se si ripercorrono i fatti nel loro svolgimento, può sembrare che io avessi preparato ogni tappa.
Eppure le assicuro che non è così. Sposai Christine perché l'amavo. Dal canto suo, lei mi supplicò di vivere legalmente con lei. Si presentava, è vero, la possibilità di farmi una posizione a livello del suo tipo di vita, anche se il denaro investito nell'azienda rimase a suo nome. Alcuni mi presero per un mantenuto e non sempre fui ben accolto nel nuovo ambiente dove ormai vivevo. Foste felici? Credo di sì. Lavorai molto. I laboratori di Rieux, un tempo poco importanti, sono da annoverare oggi tra i quattro più grandi di Parigi. Vuole mangiare? No, no, non ho fame. Se permette, prendo un altro bicchiere di birra. Eccolo. Era ubriaco la notte scorsa? È proprio su questo punto che mi hanno fatto molte domande stamattina al commissariato di Auteuil. Forse lo sono stato a un certo punto della notte, ma mi ricordo tutto. Non ho ancora letto la deposizione che ha reso al commissariato di Auteuil e che ho qui. Vorrebbe apportarvi delle correzioni. No, no. Ho detto la verità. Forse con una certa veemenza a causa dell'atteggiamento di quell'ispettore. Fin dalle prime domande ho capito che mi considerava un assassino. Non ha ucciso sua moglie. So che è difficile da spiegare. Vuole riposarsi? No, è meglio continuare. Whisky e Armagnac o Calvados, commissario? Sì, Calvados. Grazie, signora. Anche a me Calvados, ma pochissimo. Vuole conoscere il seguito, pardon, o la noio? Al contrario, sono davvero interessato. Mi rendevo conto della stanchezza di quell'uomo. Non aveva dormito. Aveva bevuto molto la sera prima e poi ancora durante la notte. Può sembrare crudele aver proseguito comunque quel primo interrogatorio, eppure insistevo tanto per lui che non trovava pace e che aveva bisogno di parlare, quanto per me, per mio dovere. Non avevo il diritto di trascurare la possibilità di una confessione. Ricordo che ricevetti anche una telefonata dal giudice istruttore Comelio, sempre ansioso di ottenere rapide soluzioni dei casi di cui era incaricato. Mi scusi. Sì? Qui Comelio. José è da lei, commissario? Sì. Confessa? Sono molto occupato. Nega? Non so. Gli faccia capire che è nel suo interesse. Proverò. Dunque, eravate felici, lei e sua moglie? In certi periodi lo siamo stati. Soprattutto quando eravamo soli. Soprattutto di notte. Eravamo veri amanti. Capisce cosa intendo? E se avessimo potuto essere più spesso soli... Io non lo so se lei conosce quell'ambiente, neanche io lo conoscevo prima di entrarvi. Christine vi era cresciuta fin dall'infanzia, ne aveva bisogno. Aveva molti amici, si creava un sacco di obblighi. C'erano pranzi, cocktail, cene, teatri, le cene nei cabaret. Aveva centinaia di amici che chiamavamo per nome, che ritrovavamo sempre negli stessi posti. Christine mi ha amato, ne sono sicuro. E forse, in un certo senso, in maniera diversa, cioè... mi amava ancora. Ma non mi si crederà. Anche i nostri amici che sono al corrente sosterranno il contrario, perché vede, ormai eravamo amanti in rare occasioni. Da quando? Da qualche anno. Non so esattamente, non potrei neanche dire com'è accaduto. Una lite? Dipende dal significato che si dà alle parole. Vede, alla base di tutto, forse c'è il fatto che in fondo non ero preparato a quella vita. L'azienda è rimasta sempre a nome di sua moglie? Purtroppo no. Lei ne ha conservato una parte considerevole, ma una parte quasi uguale mi è stata riconosciuta 4 anni fa. Su sua richiesta? Su richiesta di Christine.
Badi che nella sua mente non si trattava di riconoscere la mia abilità o il risultato dei miei sforzi, ma di sfuggire a una quota delle imposte senza cedere azioni a terzi. Non posso provarlo. E questo si rivolterà contro di me. Come il fatto che Cristina ha scritto un testamento a mio favore. Io non l'ho letto, non l'ho visto, non so dove si trovi. È lei che me ne ha parlato una sera che era malinconica e si credeva malata di cancro. Era in buona salute? Non aveva né cancro né malattia di cuore. Dal mio punto di vista era comunque molto malata. Negli ultimi tempi godeva di piena lucidità soltanto poche ore al giorno e qualche volta passava l'intera giornata chiusa nella sua camera. Non dormivate nella stessa stanza? L'abbiamo fatto per anni. Poi, a parte il fatto che il mattino mi alzavo presto e la svegliavo, mi sono trasferito nella stanza a fianco. La signora beveva molto? Così mi è sembrato di capire. Se interroga i suoi amici, come farà di sicuro, le diranno che non beveva più di molti di loro. E lei? Lei beve molto? Meno di Christine, comunque. Altrimenti i laboratori non esisterebbero più da molto tempo. Ma capita anche a me di ubriacarmi qualche volta. Così gli stessi amici le diranno che io ero il più ubriacone dei due, soprattutto perché in quei casi divento irritabile. Se lei non ha provato le stesse esperienze, come può capire? Ci provo. Ha un amante? Ecco. Mi ha fatto la stessa domanda l'ispettore di Auteuil stamattina. E quando ho risposto ha avuto l'aria trionfante di chi finalmente mette il dito sulla verità. Da quanto tempo ha un amante? Da meno di un anno. Quindi, dopo che i rapporti con sua moglie avevano cominciato a deteriorarsi? Dopo sì, ma non vi è alcun nesso. E potrei sapere... La mia segretaria. Tutto sembra talmente banale da poter essere considerato uno scherzo, no? Si chiama Annette Duché, ha 20 anni. Il padre è capufficio alla sottoprefettura di Fontenay-le-Comte. È qui a Parigi al momento. E non mi stupirebbe se quando usciranno i giornali venisse qui a trovarla. Per accusarla? È possibile, non lo so. Da un momento all'altro accade un certo fatto in circostanze non ben determinate e tutto diventa complicato. Niente appare più naturale, ovvio o fortuito. Ogni iniziativa, ogni parola acquistano all'improvviso un significato deformante. Capisce cosa intendo? Le assicuro che sono lucido, commissario. Mi ci vorrà del tempo, forse, per dare ordine alle idee. Ma ora vorrei tanto che si convincesse che non le nascondo niente e che farò di tutto perché lei scopra la verità. Come è iniziata la relazione? Annette lavorava in un ufficio del reparto spedizioni. Un pomeriggio la mia segretaria era indisposta e mi fu mandata Annette. Io dovevo dettare un rapporto importante e lavorammo fino alle 9 di sera. Poi, avendo dei rimorsi per averle impedito di cenare, la portai a mangiare un boccone in un ristorante del quartiere. Potrei dire che è tutto. Ho passato i 40 e lei ha 20 anni. Assomiglia a certe ragazze che conobbi quando ero studente a Sète e a Montpellier. Esitai a lungo prima di... Seppi che era una brava ragazza e abitava in un appartamentino modesto in Rue Caulaincourt. Per quasi 3 mesi non accadde nulla. Poi aprimmo una succursale a Bruxelles, dove mandai la mia segretaria e misi Annette al suo posto. Sua moglie lo sapeva? Io non le nascondevo niente e neanche Christine mi nascondeva niente. Aveva degli amanti? Se rispondo si sosterrà che per difendermi non esito a screditare la sua memoria. Come reagì? Christine? All'inizio non reagì, limitandosi a guardarmi con una sfumatura di pietà. Povero Adrien, sei rimasto a questo punto, diceva, chiedendomi notizie della piccola, la chiamava così. Non è ancora incinta, come farai quando capiterà? Vorrai il divorzio? Mi stuzzicava. Annette è incinta? No. Questo almeno sarà facile provarlo. E ora, può farmi il racconto più esatto possibile della giornata di ieri e della notte? Mi sono alzato alle 7:30, come al solito. Era in Rue Lopère, a casa sua? Sì. Che cosa aveva fatto la sera prima? Cristina e io eravamo andati a teatro, poi a cena in un cabaret a Pigalle. Niente litigi? No, niente litigi. Al mattino è entrato nella camera di sua moglie? Ho socchiuso la porta e ho visto che dormiva. Non l'ha svegliata? No. Quanti domestici avete? Pochi, tutto sommato, per una casa come la nostra. La cuoca, signora Siron, che non dorme da noi.
E Carlotta, la cameriera, una ragazza spagnola. Chi prepara la colazione? Carlotta. La signora Silan arriva quando sto per uscire. Ieri mattina tutto si è svolto come gli altri giorni? Sì, certo. Niente di particolare. Quando stavo per salire in macchina ho visto la signora Silan che arrivava con la spesa sotto il braccio. Avete soltanto una macchina? Due. Io uso una sportiva a due posti. Christine aveva una macchina americana, una Cadillac. E l'auto di sua moglie era parcheggiata lungo il bordo del marciapiede? Sì, Rue Lepere è tranquilla, poco frequentata ed è facile parcheggiare. Anch'io la lascio sempre davanti a casa. È andato subito in ufficio? No. E anche questo si ritorcerà contro di me. Sono andato a prendere Annette in Rue Caulaincourt. Ci va ogni mattina? Quasi. Arriva in ufficio in compagnia della sua segretaria? Per molto tempo l'ho lasciata alla più vicina stazione della metropolitana. Alcuni impiegati ci hanno visti, tutti hanno finito per sapere e ho preferito essere franco. Credo di aver provato un certo piacere a non nascondere niente. Detesto, vede, certi sorrisi, bisbigli, l'aria d'intesa. A mezzogiorno avete pranzato insieme? No, ho invitato a pranzo un importante cliente inglese che era appena arrivato per una riunione d'affari. E sua moglie? Le avevo telefonato alle 2:30, tornando in ufficio. Era alzata? Sì, era svegliata da pochi minuti. Mi ha annunciato che avrebbe fatto delle commissioni e poi avrebbe cenato con un'amica. Non ha detto il nome? No, mi pare di no. Me ne ricorderei. Capita sovente, non vi ho badato. Ho ripreso quindi la riunione interrotta a mezzogiorno. Alle 6 i miei collaboratori se ne sono andati, come la maggior parte degli impiegati. Alle 6:15 il signor Jules, il più anziano, è venuto a chiedermi se non avessi più bisogno di lui e se n'è andato a sua volta. Lei è la sua segretaria. Siete rimasti soli? A parte il custode, ovviamente. Ci capita spesso. Siamo scesi anche noi e una volta in macchina ho deciso di approfittare del bel tempo per andare a prendere l'aperitivo fuori città. Mi rilassa guidare. Di solito lei e Annette cenate al ristorante? Raramente. Preferiamo cenare nell'appartamento di Annette. Era un po' prima delle 8 ieri sera quando siamo arrivati in Rue Caulaincourt. In casa mi sono tolto la giacca e mentre Annette si cambiava ho apparecchiato la tavola. E non lo nascondo. Anche questo mi piace, mi ringiovanisce. Lei mi parlava dalla stanza vicina. Immagino che ogni particolare sarà spiattellato in pubblico, eh? No, no. Stavamo per sederci a tavola quando sentiamo bussare. Era suo padre. Da quando frequentavo Annette non era mai venuto a Parigi. Non lo conoscevo. Fece una scenata e io confesso mi sono vergognato. Mi sono sentito in colpa. Inoltre volevo evitare un litigio e ho detto che amavo Annette, ed era vero, e che l'avrei sposata appena possibile. Devo essere stato convincente perché lui si è commosso. E abbiamo finanche stappato una bottiglia di champagne che tenevamo in frigo. Dopo, che cosa ha fatto? Quando sono uscito dalla casa di Annette era già buio. Sono salito in macchina e ho girato per un po' di tempo a caso. Non sapevo se avevo agito bene o male. Come spiegarmi? E poi? Poi mi sono fermato nel primo caffè incontrato, non lontano da Place de la République. Subito dopo ho raggiunto gli Champs-Élysées, un altro bar. Là ho vuotato due bicchieri di whisky, uno dopo l'altro, cercando di immaginare quello che avrei detto a mia moglie. Formavo delle frasi che pronunciavo sottovoce per provare. Mi scusi, commissario, forse non dovrei, ma non avrebbe qualcos'altro da bere, per cortesia? Vede, si tratta di un bisogno fisico, capisce? Quando si beve troppo il giorno prima e poi si sente questa necessità. Ecco, questa è una volgare acquavite, non grazie, ho altro. Grazie. Continuo a vergognarmi. È da ieri. Da quella scena grottesca, ma non per le ragioni che la gente immaginerà. Non ho ucciso Christine. Non mi è venuto in mente un solo istante. Ho cercato una quantità di soluzioni, è vero. Soluzioni inverosimili.
Anche se avessi avuto intenzione di ucciderla, non ne sarei stato fisicamente capace. Sì? Che vuoi, Janvier? Proprio adesso? Va bene, va bene, va bene. Vengo io da te. Un momento. Torno subito. Che c'è, Janvier, di tanto urgente? Mi scusi, capo. Questo giornale è appena arrivato. Guardi qui. La doppia vita di Adrien José. Scena violenta col padre della giovane Annette Duché in Rue Caulaincourt. I fatti di Rue Caulaincourt non sono forse estranei al dramma che doveva svolgersi poche ore dopo. Anche gli altri giornali hanno avuto l'informazione? Non credo, almeno finora. Ho già telefonato alla redazione. Il giornalista responsabile non c'è. Chi mi ha risposto ha parlato di una telefonata anonima ricevuta al giornale subito dopo che la radio aveva annunciato il delitto e pare che fosse al corrente. Che c'è ancora, Le Pointe? C'è il giudice al telefono, capo. Vengo, vengo. E tu, Janvier, vedi di saperne di più su quella telefonata anonima. Ha letto i giornali del pomeriggio, commissario Maigret? Si riferisce a quello che... Ma io sapevo già tutto, signor giudice. Ha fornito lei la notizia al giornale? La portinaia di Rue Caulaincourt aveva informato lei? No, me l'ha detto lui. Spontaneamente? Sì. Allora José ha incontrato davvero il padre della ragazza ieri sera? Esatto. Mi faccia sapere tutto, il più presto possibile. E non dia alcuna informazione alla stampa prima di avermi visto. Glielo prometto, signor giudice. Era il giudice istruttore, vero? Immagino che... No, non farà niente prima di avermi visto. Cerchi di restare calmo. Ho ancora un certo numero di domande da farle. È successo qualcosa, vero? Sì. Qualcosa di brutto per me? Abbastanza. Gliene parlerò dopo. Dove eravamo rimasti? Era entrato in un bar ai Champs-Élysées. Tutto questo verrà verificato, non necessariamente perché si dubiti della sua parola, ma per routine. Conosce il nome del bar? Il Select. Jean, il barista, mi conosce da molto tempo. Che ora era? Non ho guardato il mio orologio né quello del bar, ma direi le 9:30, forse le 10. E non ha parlato con nessuno? Con il barista. Ah. Mi ha detto qualcosa come non va, signor José, e devo aver risposto non molto. Ho aggiunto per timore che mi prendessero per un ubriacone, ho mangiato qualcosa che non va giù. Era dunque lucido? Sapevo dov'ero. Sapevo quello che facevo, sapevo dove avevo lasciato la macchina. Poco dopo mi sono fermato regolarmente a un semaforo rosso. È questo che lei chiama lucidità? La realtà era comunque deformata. Avevo l'impressione di essere vittima di una trappola. Sono arrivato al punto di sospettare Annette di avere avvertito il padre e di averlo fatto venire a Parigi per provocare un diverbio che mi avrebbe messo con le spalle al muro. E nello stesso tempo me la prendevo con Christine. È stata lei a tuffarmi in un mondo che non era il mio. Un mondo in cui non mi sono mai sentito a mio agio. Soltanto in ufficio io mi sentivo... Quando sarò meno stanco cercherò di dare un ordine a tutto questo. Christine mi ha insegnato molto. In lei ci sono aspetti buoni e cattivi. Non era felice, non lo è mai stata. Stavo per aggiungere che non lo sarà mai, vede... Non riesco ancora a convincermi della sua morte. Dopo il Bar Select, è tornato a casa? Sì. Con quale intenzione? Di parlare a Christine, di raccontarle tutto. Quindi pensava davvero alla possibilità di divorziare? In quel momento mi sembrava la soluzione più semplice. Ma... Ma? Mi rendevo conto che sarebbe stato difficile fare accettare quell'idea a mia moglie senza... Sì, è vero, i nostri rapporti non erano più sullo stesso piano di una volta. Non ci amavamo più, gliel'ho detto. A volte ci scontravamo, addirittura ci odiavamo. Ero comunque l'unico che la conosceva a fondo. E lei lo sapeva. Soltanto davanti a me poteva essere se stessa. Io non la giudicavo. Quindi non le sarei mancato. E aveva tanta paura di stare sola. Proprio a causa di quella paura soffriva l'idea di invecchiare, perché per lei vecchiaia e solitudine erano sinonimi. E allora? Le avrei raccontato la scena di Rue Caulaincourt e le avrei chiesto un consiglio.
Le chiedeva spesso consigli? Sì. Anche per gli affari? Per gli affari importanti, sempre. Che cosa è accaduto quando è tornato a casa? Mi sono chiesto se anche Christine fosse già tornata. Era poco probabile e pensavo di doverla aspettare per un po'. Quell'idea mi rassicurava, perché avevo bisogno di farmi coraggio. Ho visto la Cadillac davanti alla porta. E le luci in casa accese? No, tutte le luci erano spente. Ho aperto con la chiave. Ha messo il catenaccio? Mi aspettavo questa domanda, perché me l'hanno fatta anche stamattina. Credo di averlo messo automaticamente, perché è un'abitudine. Ma non ne conservo alcun ricordo. Non sapeva ancora che ora fosse. Ho guardato l'orologio dell'atrio. Erano le 10:25. Non si è stupito che sua moglie fosse rientrata così presto? No, no, non ha mai vissuto secondo regole precise ed era difficile prevedere quello che decideva di fare. Ha visitato la casa, commissario? Devo tornarci. Troverà un bar a pian terreno. Lì mi sono versato un altro bicchiere di whisky. Mi sono buttato su una poltrona. Volevo riprendere fiato. Ha acceso la lampada? Entrando avevo acceso la luce nell'atrio, ma ho spento quasi subito. Non ci sono persiane alle finestre. Un lampione che si trova a 10 metri dalla casa illumina la stanza a sufficienza. Poco dopo mi sono alzato per servirmi ancora da bere. E di nuovo in poltrona, con il whisky in mano, ho continuato a pensare. In quelle condizioni mi sono addormentato. L'ispettore di stamattina non mi ha creduto. Mi ha consigliato di cambiare il mio sistema di difesa. E quando mi sono ostinato, è andato in collera. Tuttavia è la verità. Se il dramma avesse avuto luogo mentre dormivo, non avrei sentito niente. Non ho neanche sognato. Non mi ricordo niente se non un buco. Non trovo altre parole. E poi un indolenzimento al fianco mi ha svegliato gradatamente. Ho impiegato un po' di tempo a riprendermi prima di alzarmi in piedi. Ora mi sembra un incubo. Ho acceso subito la luce. Ho bevuto un bicchiere d'acqua. Infine ho imboccato le scale e sono entrato nella mia camera da letto, dove ho acceso la luce e mi sono guardato allo specchio. Avevo mal di testa. Ero disgustato dalla mia faccia, dagli occhi pesti. In modo meccanico ho spinto la porta della stanza di Christine. In quel momento l'ho vista come l'ha trovata la polizia stamattina. Ecco, ora cerchi di essere altrettanto preciso. Ha acceso la luce nella camera di sua moglie? Non ho avuto il coraggio. Si è avvicinato a lei? Sì, ma solo di qualche passo. Vedevo già abbastanza da lontano. La luce che avevo acceso nella mia camera arrivava anche lì. Non si è accertato che fosse morto? Era evidente. Qual è stata la sua prima reazione? Di telefonare. A chi? Non sapevo. L'idea della polizia non mi è venuta subito. Piuttosto ho pensato al nostro medico, al dottor Badel, che è un amico. E gli ha telefonato? No. Perché? Non so, sono state le parole che non trovavo, credo, a impedirmi di telefonare. E per dire cosa? Hanno ucciso Christine, venga. E allora anche la polizia avrebbe invaso la casa, mi avrebbero fatto delle domande. Io non ero in condizioni di affrontare nessuno. Mi sembrava che se mi avessero dato anche una leggera spinta sarei caduto per terra. Non era solo in casa. La cameriera dormiva al piano superiore. Sì, sì, è vero. Tutti i miei atti appaiono illogici. Eppure hanno seguito una certa logica comunque, perché ho agito così e non sono matto. Inoltre ho dovuto correre in bagno per vomitare. Sporgendomi sulla vasca io riflettevo, mi dicevo che nessuno mi avrebbe creduto, che mi avrebbero interrogato, e mi sentivo talmente stanco. Se soltanto avessi potuto guadagnare qualche ora, o meglio, qualche giorno. Non si trattava di fuggire, ma di acquistare un certo distacco. È forse quello che voi chiamate panico, vero? Mi sono lavato il viso con l'acqua fresca, mi sono guardato di nuovo allo specchio. Allora mi sono passato le mani sulle guance e mi sono rasato. Ah. Perché esattamente si è rasato? Pensavo in fretta e facevo uno sforzo per non confondere le idee che mi venivano una dopo l'altra. Avevo deciso di partire, non in macchina perché rischiavo di essere individuato troppo presto e inoltre non avevo la forza di guidare per ore. La cosa più semplice era prendere un aereo a Orly, uno qualunque. I miei affari mi obbligano a frequenti viaggi, a volte improvvisi.
e il mio passaporto ha un certo numero di visti. Non avevo molto denaro con me, 20 o 30 mila franchi in tutto, e non dovevano essercene di più in casa perché abbiamo l'abitudine di pagare con assegni. Queste preoccupazioni mi impedivano di pensare a quello che era accaduto a Christine. La mente si fissava in certi particolari. Mi radevo, appunto, a causa di un particolare. I doganieri di Orly mi conoscono. Sapendo che sono molto curato, quasi esageratamente, si sarebbero stupiti vedendomi partire non rasato. Calcolavo il tempo per raggiungere Orly. Ero obbligato a passare in ufficio. Se la cassaforte non conteneva un capitale, ero sicuro di trovarvi qualche centinaio di migliaia di franchi. Avevo bisogno di una valigia, se non altro per la credibilità. L'ho cercata e vi ho cacciato dentro un vestito, della biancheria, degli oggetti da bagno. Non sapevo ancora se avrei portato con me Annette. Ha pensato di portarla? Credo di sì, in parte per non essere solo e anche per dovere. Non per amore? Rispondo sinceramente. Il nostro amore era... è una cosa ben determinata. La sua presenza nel mio ufficio, la strada che facciamo insieme in macchina, le nostre cene nel suo appartamento. Non vedevo Annette con me, per esempio, a Bruxelles, a Londra, a Buenos Aires. E tuttavia ha progettato di portarla. Forse anche a causa della promessa fatta al padre. Poi ho avuto paura che costui avesse passato la notte in Rue Caulaincourt. Cosa dirgli se mi fossi trovato faccia a faccia con lui in piena notte? Non ha fatto nient'altro? No, non ricordo altro. Ho spento le luci nel bagno, in camera mia, e sono uscito senza far rumore. Ha preso la macchina? Ho deciso che non era prudente. La cameriera avrebbe potuto sentire il rumore del motore e magari scendere al primo piano. Di fronte alla chiesa di Auteuil si trova un posteggio di tassi e l'ho raggiunto a piedi. Posso avere ancora un po' di acquavite? Prego. Grazie. Dunque, ha preso un taxi vicino alla chiesa di Auteuil. Sì. E si è fatto portare in ufficio in Avenue Marceau? Sì. Che ora era? Non so. Deve essere passato innanzi a molti orologi luminosi. La sua intenzione era di prendere un aereo. Lei viaggia spesso in aereo. Conosce dunque gli orari di un certo numero di linee. Per lei l'ora doveva avere grande importanza. Me ne rendo conto, ma non trovo una spiegazione. Le cose non avvengono come ci si può immaginare a sangue freddo. In Avenue Marceau ha chiesto all'autista di aspettarlo? Non volevo attirare l'attenzione. Ho pagato la corsa, ho attraversato il marciapiede e sono entrato. Non rischiava di svegliare il custode? Gli avrei detto che mi servivano alcuni documenti per un viaggio d'affari deciso all'ultimo minuto. Non mi preoccupavo per questo. In ogni caso, il custode, l'ha sentita? No. No, sono salito nel mio ufficio. Ho aperto la cassaforte. Ho preso i 450.000 franchi che erano all'interno. Mi sono chiesto dove nasconderli, nel caso mi avessero perquisito alla dogana, ma non vi ho dato però molta importanza perché non mi hanno mai perquisito. Seduto al mio tavolo da lavoro, sono rimasto un po' di tempo immobile a guardarmi intorno. Ed è allora che ha deciso di non partire. Mi sentivo troppo stanco. Pensavo che quando fossi sceso dall'aereo, in un aeroporto straniero, avrei ancora corso il rischio di essere fermato. Oppure, nella migliore delle ipotesi, si trattava di cominciare una nuova vita senza nessuno. Ho rimesso il denaro nella cassaforte. E cosa ha fatto poi? La valigia mi dava fastidio. Avevo voglia di bere. Il bere era un'idea fissa. Ero convinto che un po' d'alcol, che prima mi aveva giovato così poco, mi avrebbe ridato il mio sangue freddo. Devo aver camminato fino all'Étoile per trovare un altro tassi. Sono salito e ho detto: si fermi davanti a un bar. L'auto ha percorso 200 metri. Ho lasciato la valigia in macchina e sono entrato, senza accorgermene, in un locale in cui si svolgeva uno spettacolo di striptease. Ho rifiutato di seguire il cameriere a un tavolo. Appoggiato al banco, ho ordinato un whisky. Ho bevuto due bicchieri, ho pagato. Sono uscito e ho ritrovato il mio tassì.
Dove? Mi ha chiesto l'autista. A Auteuil. Le dirò dove fermarsi. La valigia mi dava un senso di colpa. Ho fatto fermare il tassì a 150 metri da casa mia. E mi sono assicurato prima di entrare che non ci fosse luce in casa. Non ho udito alcun rumore. Ho acceso solo le lampade indispensabili. Sono salito direttamente in camera mia. E ho svuotato la valigia. E non le è venuto in mente di telefonare alla polizia, vero? Rimandavo. Cosa ho fatto poi? Sono uscito di nuovo e ho camminato. In che direzione? Si tratta di un quartiere che mi è familiare, vi abito da 15 anni. Eppure ero sconvolto. E non riconoscevo più i posti che attraversavo. Ho un ricordo preciso del ponte Mirabeau. L'ho percorso a metà e forse mi sono appoggiato al parapetto e ho guardato scorrere la Senna. A cosa pensava? Che sarei stato arrestato. E che mi sarei dibattuto in mezzo a complicazioni massacranti. È tornato sui suoi passi? Sì, avrei voluto fare qualcosa, forse bere ancora, forse telefonare. Ma nel quartiere era tutto chiuso. Annette Duché, ha il telefono? Gliel'ho fatto mettere io. In nessun momento è stato tentato di chiamarla per metterla al corrente? Forse. Non lo so più. Ma in ogni caso non l'ho fatto. Non si è mai chiesto chi poteva aver ucciso sua moglie? Ho soprattutto pensato che avrebbero accusato me. Secondo il rapporto che ho qui sotto gli occhi, lei si è presentato alle 3:30 al commissariato di Auteuil. Ha consegnato i suoi documenti al brigadiere di servizio e ha chiesto di parlare al commissario in persona. Le hanno risposto che era impossibile, a un'ora simile, l'hanno portata nell'ufficio dell'ispettore Jeannet. Non mi hanno detto il nome. L'ispettore Jeannet l'ha brevemente interrogata e quando lei gli ha consegnato le chiavi di casa ha mandato una macchina in Rue Lepère. Ho qui le dichiarazioni che lei ha fatto in seguito, non le ho lette. Sono esatte? Credo di sì. Faceva molto caldo nell'ufficio. Improvvisamente mi sono sentito intorpidito. E avrei voluto dormire. Il modo ora brutale, ora ironico con cui l'ispettore faceva le domande mi irritava. Pare che lei abbia effettivamente dormito per 2 ore. Non sapevo per quanto tempo. Non ha più niente da aggiungere? No. Forse più tardi certe cose mi ritorneranno in mente. Ora sono esausto. Mi sembra che tutto sia contro di me, che non riuscirò mai a stabilire la verità. Non ho ucciso Christine. Mi crede? Non ho un'opinione. Ferma pure, Le Point. Vai a battere la macchina il verbale e apri la finestra. Vado. Farò il più presto possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Quando le porteranno il testo da tiro scritto, lo legga e lo firmi. Jean-Pierre, vieni nel mio ufficio, io devo allontanarmi per un'oretta. Bene, capo. Quel primo interrogatorio, caro Pardon, era durato più di 3 ore. Un giorno, al Quai des Orfèvres, si parlava dei vari sistemi di interrogatorio e dei non meno tradizionali interrogatori di terzo grado della polizia americana. E mi scappò detto che i sospettati con maggiore possibilità di cavarsela sono gli imbecilli. Finita nell'orecchio di un giornalista, la battuta era diventata una notizia che la stampa riproduceva periodicamente con alcune varianti. In realtà volevo dire, e lo penso ancora, che un individuo rozzo è per natura diffidente, sempre sulle difensive, risponde con poche parole, senza preoccuparsi di essere creduto. E se messo in contraddizione non si lascia smontare, ma rimane accanitamente attaccato alla sua dichiarazione. Invece, l'uomo intelligente sente il bisogno di spiegarsi, di dissipare i dubbi nella mente del suo interlocutore. Cercando di convincere, previene le domande che prevede, fornisce troppi particolari e, ostinandosi a costruire un sistema coerente, finisce per dare degli appigli. Anche Adrien Jossé preveniva le domande.
ansioso di spiegare fatti e gesti apparentemente incoerenti. Non soltanto ammetteva tale incoerenza, ma la sottolineava, a volte con l'aria di cercarne la chiave. Colpevole o innocente, conosceva abbastanza bene il meccanismo di un'indagine per sapere che una volta incominciata diventava un ingranaggio in cui sarebbe sfilato ogni suo atto e ogni gesto, il più insignificante compiuto da lui durante la notte. Metteva tanta accuratezza nel dire tutto che due o tre volte ero stato sul punto di interrompere quella sorta di confessione che giungeva sempre prima del tempo. Deve credermi, perdono, se le dico che io stesso... Mi scusi un momento. Pronto? Se n'è andato. Ah. Da pochi minuti, col bambino. Ma no, signora Kruger, non deve farsi nessun rimprovero. Non è colpa sua, gliel'assicuro. I bambini sono ancora in piedi? Non ha una vicina a cui affidarli? Ascolti, sarò da lei tra mezz'ora al massimo. Ma sì. Ha fatto tutto quello che ha potuto. Me ne occuperò io, sì. A tra poco. È morto? Da pochi minuti. Oh. È urgente che vada da loro, in quella casa. Ora è la moglie ad avere bisogno di cure. Certo. Noi approfittiamo per ritirarci. Sì. E poi si è fatto più tardi del solito. Allora, fra due settimane a casa nostra. Solito orario, salvo contrattempi. Aspettatemi, vengo giù con voi. Arrivederci, signora Perdoni. Arrivederci. E complimenti per il pranzo. Cercherò di tornare presto, Francine. Sì, non preoccuparti. Non aspettarmi, sei stanca. Se ritardo vai a letto. Va bene, caro. Ancora grazie, signora. Buonanotte. E buonanotte, cara, e a presto. Volete che vi accompagni? Ho la macchina parcheggiata proprio qui davanti. Grazie, preferiamo camminare un po'. Che ore abbiamo fatto? Sono le 11:10. Di già. Hai voluto raccontargli il caso José? Ah, sì. Ma non sei riuscito ad arrivare sino alla fine. E ne riparlerò un'altra volta. Avevi fatto tutto quello che potevi, ricordo. Già, come Pardon stasera, con la moglie del sarto. Vedi, cara, per Pardon il sarto ebreo all'inizio, ne sono certo, non sarà stato altro che uno sconosciuto, un malato come tanti. E sono certo che ora Pardon non lo dimenticherà più, come io non ho dimenticato Adrien José. Tu avevi fatto il tuo dovere. Ah, lo so, avevo fatto il mio dovere, ma avrei voluto farlo fino in fondo, invece... Il giudice come gli ho, vero? La sua intransigenza, la sua prepotenza. Ma no, come lui non è cattivo. L'hanno chiamato il mio nemico intimo perché a volte ci siamo scontrati. Spesso vi siete scontrati. Sì, ma non è colpa sua. Se non si è mai fidato dei miei metodi dipende solo dall'abisso che separa i nostri punti di vista. E inoltre dipende dall'idea che lui si è fatta del suo ruolo, diciamo del suo dovere. Ritiene che, essendo pagato per difendere la società, deve dimostrarsi inflessibile verso tutto quello che minaccia di turbare l'ordine costituito. Penso che in vita sua non abbia mai conosciuto il dubbio. Serenamente separa i buoni dai cattivi, senza riuscire a credere che qualcuno possa trovarsi a volte nel mezzo. Succede a molti. Se gli avessi confessato di non avere un'opinione su quel caso, non mi avrebbe creduto. Come mai? Vedi, cara, per lui Adrien José era il colpevole tipo, l'individuo entrato di frodo con una relazione peccaminosa prima e col successivo matrimonio di riparazione poi,
in un giro prestigioso che non avrebbe mai raggiunto da solo, con le proprie forze. E inoltre la presenza di quella Annette, la segretaria ventenne, la promessa di sposarla, il proposito di divorziare dalla moglie, tutto confermava la sua opinione. Avanti. Venga, venga, commissario, si accomodi. Allora ha visto i giornali? Ha confessato? No, nega fermamente, signor giudice. Ammette tuttavia che la scena col padre della sua amante abbia avuto luogo qualche ora prima dell'assassinio di sua moglie? Me ne ha parlato di sua iniziativa. Immagino sostenga che si tratti di una coincidenza. Alle 8 di sera un padre lo trova con la figlia di 20 anni. I due uomini si affrontano e il padre chiede una spiegazione. José gli ha promesso di divorziare. E di sposare la ragazza? Sì. Per far questo innanzitutto doveva rinunciare alla sua fortuna. Non è esatto, da qualche anno José era proprietario della casa farmaceutica per un terzo. Crede che la moglie avrebbe acconsentito al divorzio? Non credo niente, signor giudice. Dov'è ora? Nel mio ufficio. Uno dei miei ispettori sta battendo a macchina il rapporto dell'interrogatorio. José lo leggerà e lo firmerà. E poi cosa conta di fare? Prevedo che lei mi chiederà di rimetterlo in libertà, mi proporrà di farlo sorvegliare dai suoi ispettori, nella speranza che si tradisca. No. Lo crede colpevole, no? Non so. Ascolti, Maigret, se un caso è mai stato chiaro, è proprio questo. 4 o 5 miei conoscenti che sanno tutto di José e della moglie mi hanno telefonato. Sono contro di lui, immagino. L'hanno sempre preso per quello che è. Ossia? Un ambizioso senza scrupoli, che ha approfittato della passione di Christine. Ma quando lei ha cominciato a invecchiare e a sfiorire, lui ha sentito l'esigenza di un amante più giovane e non ha esitato... Le invierò il rapporto non appena sarà pronto. Deciderà lei. Bene. Aspetto di leggere il suo rapporto prima di firmare il mandato di cattura. Ma consideri fin da ora che la mia decisione è già presa. Eccolo, eccolo! Lui, fotografa le manette! Scostarsi, prego, scostarsi! È stato trovato il coltello, signor commissario! Su, lasciate libero il passaggio! Signor José, ha qualche dichiarazione da fare? Signor commissario, ci dica qualcosa! Al momento non ho informazioni per voi, signori. Il giudice istruttore preparerà una conferenza stampa. Bello, molto bello. Pensi, caro Pardon, che il marchand de bric-à-brac mi chiese solo 50 franchi. Se quel giorno avessi trovato altri dischi d'opera, a parte Caruso, anche di Chaliapin, di Tita Ruffo, di Tamagno, dei grandi cantanti del passato, insomma, li avrei comprati in blocco. Sono sempre stato convinto che al mercato delle pulci si fanno scoperte incredibili. Sì. A proposito dello squisito galletto che abbiamo gustato. Ah, veramente squisito. Mi sono chiesta, signora Maigret, come lo prepara. Aveva un retrogusto delizioso, appena percettibile, ma tanto, tanto piacevole. Oh, quelli sono segreti, signora. È semplice. Di solito aggiungo all'ultimo momento un bicchiere di cognac. Ah, ecco, cognac. Sì, cognac o armagnac, quello che ho sotto mano. Bene. La vedo rilassata, Maigret. Ha molto lavoro in questi giorni? Molto, sì. Ma riposante. Sto vivendo in pieno circo equestre. Ah, sì, è vero. Ci hanno segnalato grossi furti compiuti da qualcuno che deve essere un acrobata professionista. E così io e i miei uomini passiamo le mattinate visitando qualche circo. Per indagare, si intende. A Parigi attualmente ce ne sono 4. Uno americano, uno tedesco, uno italiano e uno polacco. A proposito, sa che ho pensato qualche volta a quel suo paziente, quel sarto polacco che morì... Ah, sì, Kruger. Ma che cosa è avvenuto della sua famiglia? 3 giorni fa sono stato chiamato a casa sua perché uno dei bambini ha il morbillo.
e ho trovato un marocchino con cui la donna si è già messa a vivere. È sembrata un po' imbarazzata e mi ha detto, quasi per scusarsi, un uomo era necessario a causa dei piccoli, capisce? Già, con le donne tutto è possibile. Dottore, gradisce una grappa o un calvados? Sì, grazie, un calvados. Bene. Anche per me. Sì, caro. Ma forse è meglio spostarci nello studio per fumare, così non disturbiamo il signore. Oh. Portiamo con noi i bicchieri. Ma no, facciamo noi. Ecco. Ho conservato. Intanto prepariamo anche il caffè. No, questo lo prendo io. Mi stava dicendo, signore, che all'ultimo momento aggiunge un bicchiere di cognac. È proprio così. Ora, benché non sia molto ortodosso, io questa volta ho messo del liquore di prugnola d'Alsazia. Ecco tutto. Caro Maigret, l'altra settimana non ha finito di raccontarmi la conclusione del caso Adrien José? Oh, già. Non so esattamente dove ero rimasto. Al momento dell'arresto. Sì, all'arresto. Vede, fin dall'inizio avevo previsto che il giudice istruttore, il giudice Comelio, non mi avrebbe più dato occasione di rivedere José. Se n'era appropriato a un punto tale da lasciar credere che ne fosse geloso. Lei non crederà, caro Pardon, ma l'istruttorio si svolse fra le quattro mura del suo gabinetto, senza che noi della polizia venissimo a sapere più di quanto pubblicavano i giornali. Per circa 2 mesi alcuni miei uomini procedettero solo a verifiche snervanti. Le indagini si effettuavano su 2 piani. La ricostruzione degli spostamenti di ogni personaggio la notte del delitto e l'ispezione, ricominciata 20 volte, nella casa di Louis Lopère, dove si sperava sempre di scoprire un indizio che ci era sfuggito. Furono ancora interrogati le 2 domestiche, i fornitori, i vicini e poi il controllo delle lettere anonime o firmate, ma soprattutto quelle anonime, che non si potevano trascurare. È inevitabile quando un caso agita l'opinione pubblica. Matti, mezzi matti, chi ce l'ha col vicino di casa? No, basta. O semplicemente chi crede di sapere qualcosa si rivolge alla polizia, che deve tener conto del vero e del falso. Vede, Pardon, quando viene commesso un delitto, nulla è semplice. Vita, morte, miracoli di 10 o 20 persone che sembravano normali qualche ora prima, si presentano di colpo sotto una luce più o meno equivoca. Tutto è possibile. Non c'è un metodo infallibile per essere sicuri della buona fede o semplicemente della memoria dei testimoni. Il pubblico decide d'istinto, mosso da considerazioni sentimentali e da una logica elementare. Ma noi abbiamo il dovere di non trascurare alcune ipotesi. È un lavoro snervante, lo capisco. Proprio quando sarebbe stato necessario conoscere tutto della vita di una 10, se non addirittura di una 30 di individui di cui non si sapeva niente il giorno prima, io mi sentivo con le mani legate. E inoltre disponevo soltanto di una manciata di collaboratori. Per 2 mesi vissi con la sensazione della mia impotenza, pur ostinandomi e sperando sempre in un miracolo. E Adrien José continuava a negare, nonostante presunzioni di colpevolezza sempre più forti. La difesa fu assunta dall'avvocato Jean-Jacques Lenin. Era una scelta sbagliata. E se ne avessi avuto la possibilità lo avrei anche detto a José. Lenin è uno dei 3-4 luminari del foro che fanno scalpore in corte d'assise quando si occupano di una causa spettacolare. I giornali lo trattano come un divo del cinema. E i giornalisti sono sempre in attesa delle sue dichiarazioni, spesso strabilianti. Ha elementi nuovi, avvocato? Li riservo per il mio buon amico, il giudice Comelio. Per ora posso dirvi che José, a cui si vorrebbe imputare l'omicidio della moglie, ha mantenuto cavallerescamente il silenzio sulla vita privata e il comportamento segreto di costei. Al momento in cui il dossier sarà mandato davanti alla sezione istruttoria, lo convincerò a sollevare un angolo del velo e l'inchiesta prenderà di conseguenza una nuova direzione.
Si scoprirà allora che altre persone possono aver ucciso Christine José, della quale finora abbiamo detto così poco, troppo occupati a tormentare il marito. Vuole dire che la signora José aveva un amante? No, signori, non un amante. Degli amanti? Degli amanti, questa poi. Sarebbe troppo semplice la mia risposta e probabilmente non spiegherebbe niente. La signora José, come era suo diritto, badate, aveva, diciamo, dei protetti. I suoi amici, le sue amiche, lo confermeranno. In certi ambienti si parlava di quei protetti come si parla dei cavalli da corsa, di questo o quel proprietario. Giovanissima sposò un uomo molto noto, Sir Austin Lowell, che la formò e la iniziò al mondo. Il mondo dei potenti, di quelli che tengono le fila. In principio, come tante, non fu altro che un ornamento. Ma poi? Cercate di capirmi, non era Sir Austin Lowell a tenere le fila. Era la graziosa signora Christine Lowell, colei che lui vestiva, copriva di gioielli, esibiva alle corse, alle grandi prime teatrali, nei cabaret e nei salotti. Poi, vedova a meno di 30 anni, volle continuare a modo suo, se posso esprimermi così. Non intendeva più essere il secondo elemento di una coppia, l'elemento ornamentale, ma il primo. Ecco perché invece di sposare un uomo del suo ambiente, come le era facile, andò a scovare Adrien José dietro il banco di una farmacia. Aveva bisogno di dominare, bisogno di qualcuno al suo fianco che le dovesse tutto, che fosse cosa sua. Si dà il caso invece che il giovane aiuto farmacista avesse una natura più forte di quanto lei non pensasse. È riuscito talmente bene nel suo lavoro che è diventato lui medesimo una personalità. È tutto. È il dramma. Invecchiando, sentendo giungere il momento in cui non avrebbe più ricevuto gli omaggi degli uomini... Mi scusi se insisto, avvocato. Aveva già degli amanti. Beh, diciamo che non ha mai vissuto secondo la morale pervenista. Un giorno, non riuscendo più a dominare il marito, ha cercato di dominare altri. Quelli che io ho chiamato i suoi protetti. Sono stati numerosi. Se ne conosce solo una parte... Ce ne sono certamente altri che non si conoscono, ma spero che l'inchiesta permetterà di scoprirli. Il più delle volte erano giovani artisti o pseudotali, pittori, musicisti, cantanti, che incontrava chissà dove e che si metteva in testa di lanciare. Potrei citarvi un attore abbastanza noto oggi, che deve il successo al suo incontro fortuito con la signora José in un garage, dove lui lavorava come meccanico. Alcuni hanno avuto fortuna, ma altri, dopo qualche settimana o qualche mese, lei li ha lasciati cadere. E questi giovani non sempre si rassegnavano a rientrare nel buio, anche se erano stati da lei generosamente foraggiati, anche se avevano poi vissuto nella sua intimità. Può citare i nomi? Ne lascio la cura al giudice istruttore. Gli ho consegnato una lista di nomi, purtroppo approssimativa, tra cui c'è... È probabile, anche brava gente. Noi non accusiamo nessuno. Diciamo soltanto che un certo numero di persone aveva buone ragioni di avversare Christine José. Secondo lei, avvocato, c'è qualcuno in particolare? Bisognerà forse cercare tra i suoi ultimi protetti. Tra gli ultimi in ordine di tempo. Ma taluni sono tuttora sconosciuti. L'avvocato Lenin continuò a fare alla stampa dichiarazioni imprudenti. Fa parte del mestiere. Contai 53 lettere anonime che ci portarono in tutti i quartieri di Parigi e dei dintorni. Si segnalavano i giovani che sarebbero stati i protetti di Christine José. Seguimmo tutte le piste, comprese le più inverosimili, e ogni sera consegnavo un nuovo rapporto al giudice Comelio, che gli dava un'occhiata stringendosi nelle spalle. Una segnalazione mi fece andare al Bar de la Lune, in Rue Charron, dove, diceva la lettera anonima, si sarebbe dovuto trovare un certo Popol, un giovinastro belloccio ma di dubbia moralità che aveva il miraggio del cinema. L'autore della lettera forniva dei particolari, precisava che alla signora José piaceva frequentare gente ambigua e che era solita incontrare questo individuo in un appartamento mobiliato fuori città.
Alvaro Lalune lo conoscono tutti, Popol, ma tutti taceranno perché hanno la coscienza sporca, diceva la lettera. E poi... Pensi, perdona, la ricordo anche adesso, parola per parola. Popol frequentava la signora Christine Josset, che era andata in fregola per lui e gli aveva regalato vestiti di lusso, un orologio d'oro e anche una Volkswagen. Malgrado queste premure, lui la maltrattava e la ricattava. Ci andaste a quel bar della Lune? Certo. Era un covo di canaglie, tutti scomparsi al momento giusto. Ho interrogato il padrone, camerieri, senza esito. Popol, e chi è? Dicevano invariabilmente. Si fecero tutte le ricerche possibili e impossibili su quel nome, ma senza nessun risultato. E così... E così si arrivò al processo. Già. Volente o nolente, portai la mia pietra al sapiente edificio dell'accusa. Era uno strumento, nessuno chiedeva la mia opinione. E José? Come si comportava? Più volte i miei occhi incontrarono i suoi. Chissà se capiva che avevo dei dubbi sulla sua colpevolezza, se capiva che quel caso mi lasciava disagio, che ero scontento di me e degli altri, e che a causa sua provavo disgusto per il mio mestiere. Quale fu la conclusione? José venne riconosciuto colpevole di aver ucciso con premeditazione. Egli si rifiutava il beneficio delle circostanze attenuanti. Lo vidi ricevere il colpo. Dapprima impallidì, sorpreso. Poi cominciò ad agitare le braccia come per dibattersi. Alla fine si calmò improvvisamente, avvolgendo il pubblico con degli sguardi tra i più tragici che abbia mai visto. E pronunciò con voce ferma: «Sono innocente!» Fu giustiziato? Un mese dopo. La grazia era stata respinta. Il giorno dopo l'esecuzione nessuno si occupava più di lui. Un altro caso appassionava l'opinione pubblica, uno scandalo politico, credo. E la notizia dell'esecuzione finì in poche righe sui giornali. Crede ancora che fosse innocente? 2 anni dopo il processo, venne nel mio ufficio un tale, un poco di buono, sospettato di fare la tratta delle bianche. Faceva la spola tra la Francia e l'America Latina. Sulla carta d'identità c'era scritto navigatore, anche se il maggior tempo lo trascorreva a Parigi. Sono personaggi questi, sempre ai limiti della legge, ma che talvolta servono anche a noi. Un informatore, insomma. E infatti. Voleva vendermi un'informazione sul caso José. Aveva incontrato in Venezuela un certo Popol, emigrato clandestino. Una notte, in vena di confidenza e dopo un'abbondante bevuta di tequila, questo Popol gli avrebbe detto di aver ucciso a coltellate una donna 2 anni prima, a Parigi. Una signora della buona società che si era compromessa con lui. E ne fece anche il nome. Christine. Quel tipo, il navigatore, non poté o non volle dirmi di più. Il Popol, se esiste un Popol, perché quella gente ha l'immaginazione fertile, avrebbe continuato a bere e si sarebbe addormentato. All'indomani sosteneva di non ricordarsi più niente. Lei non si rivolse alla polizia venezuelana? Ufficiosamente, perché c'era una sentenza passata in giudicato. In risposta alla mia richiesta ricevetti una lettera formale in cui mi si pregava di fornire più particolari sull'identità di quel Popol. Certo, non era semplice per la polizia venezuelana. Si contano laggiù un gran numero di francesi che hanno buone ragioni per non tornare in patria. Mi sono spesso chiesto: Popol esiste? Se esiste, se ne potrebbe forse trarre una conclusione. Che ferito nel suo orgoglio di maschio e di malvivente, per essere trattato da Christine Josset come tanti uomini trattano una ragazza raccolta dalla strada, si sia vendicato di lei quella sera, colpendola selvaggiamente. Ma non ho alcun modo per saperlo. Ormai. Abbiamo trasmesso Pranzi e confidenze del commissario Maigret,
libero adattamento radiofonico di Enrico Colosimo da Une confidence de Maigret di Georges Simenon. Traduzione di Carlo Scaringi. Personaggi e interpreti: il commissario Maigret, Adalberto Andreani. La signora Maigret, Flavia Soleri. Il dottor Pardon, Fabio Barblan. La signora Pardon, Mariangela Velti. Adrien Jossé, Enrico Bertorelli. Il giudice Comelio, Vittorio Quadrelli. L'avvocato Le Nain, Diego Gaffuri. L'ispettore Janvier, Mario Baio. L'ispettore Le Pointe, Guglielmo Bogliani. Un giornalista, Gianmario Arringa. Una giornalista, Anna Maria Mion. Sonorizzazione Claudio Laiso. Realizzazione tecnica Angela Massari. Montaggio Afra Brunetti. Regia di Enrico Colosimo. Abbia effettivamente dormito per 2 ore. Non sapevo per quanto tempo. Non ha più niente da aggiungere? No. Forse più tardi certe cose mi ritorneranno in mente. Ora sono esausto. Mi sembra che tutto sia contro di me, che non riuscirò mai a stabilire la verità. Non ho ucciso Christine. Mi crede? Non ho un'opinione. Ferma pure, Le Pointe. Vai a battere la macchina e verbale. E apri la finestra. Vado. Farò il più presto possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Quando le porteranno il testo da tiro scritto, lo legga e lo firmi. Jean-Pierre, vieni nel mio ufficio. Io devo allontanarmi per un'oretta. Bene, capo. Quel primo interrogatorio, caro Pardon, era durato più di 3 ore. Un giorno, al Quai des Orfèvres, si parlava dei vari sistemi di interrogatorio e dei non meno tradizionali interrogatori di terzo grado della polizia americana. E mi scappò detto che i sospettati con maggiore possibilità di cavarsela sono gli imbecilli. Finita nell'orecchio di un giornalista, la battuta era diventata una notizia che la stampa riproduceva periodicamente con alcune varianti. In realtà volevo dire, e lo penso ancora, che un individuo rozzo è per natura diffidente, sempre sulle difensive, risponde con poche parole, senza preoccuparsi di essere creduto. E se messo in contraddizione non si lascia smontare, ma rimane accanitamente attaccato alla sua dichiarazione. Invece, l'uomo intelligente sente il bisogno di spiegarsi, di dissipare i dubbi nella mente del suo interlocutore. Cercando di convincere, previene le domande che prevede, fornisce troppi particolari e, ostinandosi a costruire un sistema coerente, finisce per dare degli appigli. Anche Adrien Jossé preveniva le domande. Ansioso di spiegare fatti e gesti apparentemente incoerenti, non soltanto ammetteva tale incoerenza, ma la sottolineava, a volte con l'aria di cercarne la chiave. Colpevole o innocente, conosceva abbastanza bene il meccanismo di un'indagine per sapere che, una volta incominciata, diventava un ingranaggio in cui sarebbe sfilato ogni suo atto e ogni gesto, il più insignificante compiuto da lui durante la notte. Metteva tanta accuratezza nel dire tutto che 2 o 3 volte ero stato sul punto di interrompere quella sorta di confessione. Scorrere la Senna. A cosa pensava? Che sarei stato arrestato e che mi sarei dibattuto in mezzo a complicazioni massacranti. È tornato sui suoi passi? Sì, avrei voluto fare qualcosa, forse bere ancora, forse telefonare, ma nel quartiere era tutto chiuso. Annette Duché ha il telefono. Gliel'ho fatto mettere io. In nessun momento è stato tentato di chiamarla per metterla al corrente. Forse.
Non lo so più. Ma in ogni caso non l'ho fatto. Non si è mai chiesto chi poteva aver ucciso sua moglie? Ho soprattutto pensato che avrebbero accusato me. Secondo il rapporto che ho qui sotto gli occhi, lei si è presentato alle 3:30 al commissariato di Otei. Ha consegnato i suoi documenti al brigadiere di servizio e ha chiesto di parlare al commissario in persona. Le hanno risposto che era impossibile, un'ora simile, l'hanno portata nell'ufficio dell'ispettore Jeannet. Non ne hanno detto il nome. L'ispettore Jeannet l'ha brevemente interrogata e quando lei gli ha consegnato le chiavi di casa ha mandato una macchina in Rue Lepère. Ho qui le dichiarazioni che lei ha fatto in seguito, non le ho lette. Sono esatte? Credo di sì. Faceva molto caldo nell'ufficio. Improvvisamente mi sono sentito intorpidito e avrei voluto dormire. Il modo ora brutale, ora ironico con cui l'ispettore faceva le domande mi irritava. Pare che lei abbia effettivamente dormito per 2 ore. Non sapevo per quanto tempo. Non ha più niente da aggiungere? No. Forse più tardi certe cose mi ritorneranno in mente. Ora sono esausto. Mi sembra che tutto sia contro di me, che non riuscirò mai a stabilire la verità. Non ho ucciso Christine. Mi crede? Non ho un'opinione. Ferma pure, Le Point. Vai a battere la macchina e verbale. E apri la finestra. Vado. Farò il più presto possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Quando le porteranno il testo da tiro scritto, lo legga e lo firmi. Jean-Pierre, vieni nel mio ufficio. Io devo allontanarmi per un'oretta. Bene, capo. Quel primo interrogatorio, caro Pardon, era durato più di 3 ore. Un giorno, al Quai des Orfèvres, si parlava dei vari sistemi di interrogatorio e dei non meno tradizionali interrogatori di terzo grado della polizia americana. E mi scappò detto che i sospettati hanno potuto trovare un certo Popol, un giovinastro belloccio ma di dubbia moralità che aveva il miraggio del cinema. L'autore della lettera forniva dei particolari, precisava che alla signora José piaceva frequentare gente ambigua e che era solita incontrare questo individuo in un appartamento mobiliato fuori città. Al Bar de la Lune lo conoscono tutti, Popol, ma tutti taceranno perché hanno la coscienza sporca, diceva la lettera. E poi, pensi, Pardon, la ricordo anche adesso, parola per parola. Popol frequentava la signora Christine José, che era andata in fregola per lui e gli aveva regalato vestiti di lusso, un orologio d'oro e anche una Volkswagen. Malgrado queste premure, lui la maltrattava e la ricattava. Ci andaste a quel Bar de la Lune? Certo. Era un covo di canaglie, tutti scomparsi al momento giusto. Ho interrogato il padrone, i camerieri, senza esito. Popol, e chi è? Dicevano invariabilmente. Si fecero tutte le ricerche possibili e impossibili su quel nome, ma senza nessun risultato. E così... E così si arrivò al processo. Già. Volente o nolente portai la mia pietra al sapiente edificio dell'accusa. Era uno strumento, nessuno chiedeva la mia opinione. E José? Come si comportava? Più volte i miei occhi incontrarono i suoi. Chissà se capiva che avevo dei dubbi sulla sua colpevolezza, se capiva che quel caso mi lasciava disagio, che ero scontento di me e degli altri, e che a causa sua provavo disgusto per il mio mestiere. Quale fu la conclusione? José venne riconosciuto colpevole di aver ucciso con premeditazione. Egli si rifiutava il beneficio delle circostanze attenuanti. Lo vidi ricevere il colpo. Dapprima impallidì, sorpreso. Poi cominciò ad agitare le braccia come per dibattersi. Alla fine si calmò improvvisamente, avvolgendo il pubblico con degli sguardi tra i più tragici che abbia mai visto. E pronunciò con voce ferma: «Sono innocente!» Fu giustiziato? Un mese dopo. La grazia era stata respinta.
Il giorno dopo l'esecuzione nessuno si occupava più di lui. Un altro caso appassionava l'opinione pubblica, uno scandalo politico, credo. E la notizia dell'esecuzione finì in poche righe sui giornali. Crede ancora che fosse innocente? 2 anni dopo il processo, venne nel mio ufficio un tale, un poco di buono, sospettato di fare la tratta delle bianche. Faceva la spola tra la Francia e l'America Latina. È probabile, anche brava gente. Noi non accusiamo nessuno. Diciamo soltanto che un certo numero di persone aveva buone ragioni di avversare Christine Chaussée. Secondo lei, avvocato, c'è qualcuno in particolare? Bisognerà forse cercare tra i suoi ultimi protetti, tra gli ultimi in ordine di tempo. Ma taluni sono tuttora sconosciuti. L'avvocato Lenain continuò a fare alla stampa dichiarazioni imprudenti. Fa parte del mestiere. Contai 53 lettere anonime che ci portarono in tutti i quartieri di Parigi e dei dintorni. Ci segnalavano i giovani che sarebbero stati i protetti di Christine Chaussée. Seguimmo tutte le piste, comprese le più inverosimili, e ogni sera consegnavo un nuovo rapporto al giudice Comelio, che gli dava un'occhiata stringendosi nelle spalle. Una segnalazione mi fece andare al bar de la Lune in Rue Charron, dove, diceva la lettera anonima, si sarebbe dovuto trovare un certo Popol, un giovinastro belloccio ma di dubbia moralità che aveva il miraggio del cinema. L'autore della lettera forniva dei particolari, precisava che alla signora Chaussée piaceva frequentare gente ambigua e che era solita incontrare questo individuo in un appartamento mobiliato fuori città. Al bar de la Lune lo conoscono tutti, Popol, ma tutti taceranno perché hanno la coscienza sporca, diceva la lettera. E poi, la ricordo anche adesso, parola per parola. Popol frequentava la signora Christine Chaussée, che era andata in fregola per lui e gli aveva regalato vestiti di lusso, un orologio d'oro e anche una Volkswagen. Malgrado queste premure, lui la maltrattava e la ricattava. Ci andaste a quel bar de la Lune? Certo. Era un covo di canaglie, tutti scomparsi al momento giusto. Ho interrogato il padrone, i camerieri, senza esito. Popol, e chi è? Dicevano invariabilmente. Si fecero tutte le ricerche possibili e impossibili su quel nome, ma senza nessun risultato. E così... E così si arrivò al processo. Già. Volente o nolente, portai la mia pietra al sapiente edificio dell'accusa. Era uno strumento, nessuno chiedeva la mia opinione. E José? Come si comportava? Più volte i miei occhi incontrarono i suoi. Chissà se capiva che avevo dei dubbi sulla sua colpevolezza, se capiva che quel caso mi lasciava disagio, che ero scontento di me e degli altri, e che a causa sua provavo disgusto per il mio mestiere. Quale fu la conclusione? José venne riconosciuto colpevole di aver ucciso con premeditazione. Facevo più i posti che attraversavo. Ho un ricordo preciso del ponte Mirabeau. L'ho percorso a metà e forse mi sono appoggiato al parapetto e ho guardato scorrere la Senna. A cosa pensava? Che sarei stato arrestato e che mi sarei dibattuto in mezzo a complicazioni massacranti. È tornato sui suoi passi? Sì, avrei voluto fare qualcosa, forse bere ancora, forse telefonare, ma nel quartiere era tutto chiuso. Annette Duché ha il telefono. Gliel'ho fatto mettere io. In nessun momento è stato tentato di chiamarla per metterla al corrente. Forse. Non lo so più. Ma in ogni caso non l'ho fatto. Non si è mai chiesto chi poteva aver ucciso sua moglie? Ho soprattutto pensato che avrebbero accusato me. Secondo il rapporto che ho qui sotto gli occhi, lei si è presentato alle 3:30 al commissariato di Auteuil. Ha consegnato i suoi documenti al brigadiere di servizio e ha chiesto di parlare al commissario in persona. Le hanno risposto che era impossibile, un'ora simile, l'hanno portata nell'ufficio dell'ispettore Jeannet. Non mi hanno detto il nome. L'ispettore Jeannet l'ha brevemente interrogata e quando lei
Gli ha consegnato le chiavi di casa e ha mandato una macchina in Rue Lopez. Ho qui le dichiarazioni che lei ha fatto in seguito. Non le ho lette. Sono esatte? Credo di sì. Faceva molto caldo nell'ufficio. Improvvisamente mi sono sentito intorpidito e avrei voluto dormire. Il modo ora brutale, ora ironico con cui l'ispettore faceva le domande mi irritava. Pare che lei abbia effettivamente dormito per 2 ore. Non sapevo per quanto tempo. Non ha più niente da aggiungere? No. Forse più tardi certe cose mi ritorneranno in mente. Ora sono esausto. Mi sembra che tutto sia contro di me, che non riuscirò mai a stabilire la verità. Non ho ucciso Christine. Mi crede? Non ho un'opinione. Ferma pure, Le Point. Vai a battere la macchina e verbale. E apri la finestra. Vado. Farò il più presto possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Quando le porteranno il testo da tiro scritto, lo legga e lo firmi. Jean-Pierre, vieni nel mio ufficio. Io devo allontanarmi per un'oretta. Bene, capo. Quel primo interrogatorio, caro Pardon, era durato più di 3 ore. Un giorno, al Quai des Orfèvres, si parlava... Mi sembra che tutto sia contro di me, che non riuscirò mai a stabilire la verità. Non ho ucciso Christine. Mi crede? Non ho un'opinione. Ferma pure, Le Point. Vai a battere la macchina e verbale. E apri la finestra. Vado. Farò il più presto possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Quando le porteranno il testo da tiro scritto, lo legga e lo firmi. Jean-Pierre, vieni nel mio ufficio. Io devo allontanarmi per un'oretta. Bene, capo. Quel primo interrogatorio, caro Pardon, era durato più di 3 ore. Un giorno, al Quai des Orfèvres, si parlava dei vari sistemi di interrogatorio e dei non meno tradizionali interrogatori di terzo grado della polizia americana. E mi scappò detto che i sospettati con maggiore possibilità di cavarsela sono gli imbecilli. Finita nell'orecchio di un giornalista, la battuta era diventata una notizia che la stampa riproduceva periodicamente, con alcune varianti. In realtà volevo dire, e lo penso ancora, che un individuo rozzo è per natura diffidente, sempre sulle difensive, risponde con poche parole, senza preoccuparsi di essere creduto. E se messo in contraddizione non si lascia smontare, ma rimane accanitamente attaccato alla sua dichiarazione. Invece, l'uomo intelligente sente il bisogno di spiegarsi, di dissipare i dubbi nella mente del suo interlocutore. Cercando di convincere, previene le domande che prevede, fornisce troppi particolari e, ostinandosi a costruire un sistema coerente, finisce per dare degli appigli. Anche Adrien Jossé preveniva le domande, ansioso di spiegare fatti e gesti apparentemente incoerenti. Non soltanto ammetteva tale incoerenza, ma la sottolineava, a volte con l'aria di cercarne la chiave. Colpevole o innocente, conosceva abbastanza bene il meccanismo di un'indagine per sapere che, una volta incominciata, diventava un ingranaggio in cui sarebbe sfilato ogni suo atto e ogni gesto, il più insignificante compiuto da lui durante la notte. Metteva tanta accuratezza nel dire tutto che 2 o 3 volte ero stato sul punto di interrompere quella sorta di confessione che giungeva sempre prima del tempo. Deve credermi, Pardon, se le dico che io stesso... Mi scusi un momento. Pronto? Se n'è andato. Tutto confermava la sua opinione. Avanti. Venga, venga, commissario. Si accomodi. Allora, ha visto i giornali? Ha confessato? No. Nega fermamente, signor giudice.
Ammette tuttavia che la scena col padre della sua amante abbia avuto luogo qualche ora prima dell'assassinio di sua moglie. Me ne ha parlato di sua iniziativa. Immagino sostenga che si tratti di una coincidenza. Alle 8 di sera un padre lo trova con la figlia di 20 anni. I due uomini si affrontano e il padre chiede una spiegazione. José gli ha promesso di divorziare. E di sposare la ragazza? Sì. Per far questo innanzitutto doveva rinunciare alla sua fortuna. Non è esatto, da qualche anno José era proprietario della casa farmaceutica per un terzo. Crede che la moglie avrebbe acconsentito al divorzio? Non credo niente, signor giudice. Dov'è ora? Nel mio ufficio. Uno dei miei ispettori sta battendo a macchina il rapporto dell'interrogatorio. José lo leggerà e lo firmerà. E poi cosa conta di fare? Prevedo che lei mi chiederà di rimetterlo in libertà, mi proporrà di farlo sorvegliare dai suoi ispettori, nella speranza che si tradisca. No. Lo crede colpevole, no? Non so. Ascolti, Maigret, se un caso è mai stato chiaro, è proprio questo. 4 o 5 miei conoscenti che sanno tutto di José e della moglie mi hanno telefonato. Sono contro di lui, immagino. L'hanno sempre preso per quello che è. Ossia? Un ambizioso senza scrupoli, che ha approfittato della passione di Christine. Ma quando lei ha cominciato a invecchiare e a sfiorire, lui ha sentito l'esigenza di un amante più giovane e non ha esitato. Le invierò il rapporto non appena sarà pronto. Deciderà lei. Bene. Aspetto di leggere il suo rapporto prima di firmare il mandato di cattura. Ma consideri fin da ora che la mia decisione è già presa. Eccolo, eccolo! Lui, fotografa le manette! Scostarsi, prego, scostarsi! Il coltello, signor commissario! Su, lasciate libero il passaggio! Signor José, ha qualche dichiarazione da fare! Signor commissario, ci dica qualcosa! Al momento non ho informazioni per voi, signori. Il giudice istruttore preparerà una conferenza stampa. Bello, molto bello. Piegato un po' di tempo a riprendermi prima di alzarmi in piedi. Ora mi sembra un incubo. Ho acceso subito la luce. Ho bevuto un bicchiere d'acqua. Infine ho imboccato le scale e sono entrato nella mia camera da letto dove ho acceso la luce e mi sono guardato allo specchio. Avevo mal di testa. Ero disgustato dalla mia faccia, dagli occhi pesti. In modo meccanico ho spinto la porta della stanza di Christine. In quel momento l'ho vista come l'ha trovata la polizia stamattina. Ecco, ora cerchi di essere altrettanto preciso. Ha acceso la luce nella camera di sua moglie? Non ho avuto il coraggio. Si è avvicinato a lei? Sì, ma solo di qualche passo. Vedevo già abbastanza da lontano. La luce che avevo acceso nella mia camera arrivava anche lì. Non si è accertato che fosse morto? Era evidente. Qual è stata la sua prima reazione? Di telefonare. A chi? Non sapevo. L'idea della polizia non mi è venuta subito. Piuttosto ho pensato al nostro medico, al dottor Badel, che è un amico. E gli ha telefonato? No. Perché? Non so, sono state le parole che non trovavo, credo, a impedirmi di telefonare. E per dire cosa? Hanno ucciso Christine, venga. E allora anche la polizia avrebbe invaso la casa, mi avrebbero fatto delle domande. Io non ero in condizioni di affrontare nessuno. Mi sembrava che se mi avessero dato anche una leggera spinta sarei caduto per terra. Non era solo in casa. La cameriera dormiva al piano superiore. Sì, sì, è vero. Tutti i miei atti appaiono illogici. Eppure hanno seguito una certa logica comunque, perché ho agito così e non sono matto. Inoltre ho dovuto correre in bagno per vomitare. Sporgendomi sulla vasca io riflettevo, mi dicevo che nessuno mi avrebbe creduto, che mi avrebbero interrogato, e mi sentivo talmente stanco. Se soltanto avessi potuto guadagnare qualche ora, o meglio, qualche giorno. Non si trattava di fuggire, ma di acquistare un certo distacco. È forse quello che voi chiamate panico, vero? Mi sono
Ho lavato il viso con l'acqua fresca, mi sono guardato di nuovo allo specchio. Allora mi sono passato le mani sulle guance e mi sono rasato. Ah. Perché esattamente si è rasato? Pensavo in fretta e facevo uno sforzo per non confondere le idee che mi venivano una dopo l'altra. Avevo deciso di partire, non in macchina perché rischiavo di essere individuato troppo presto e inoltre non avevo la forza di guidare per ore. La cosa più semplice era prendere un aereo a Orly, uno qualunque. I miei affari mi obbligano a frequenti viaggi, a volte improvvisi, e il mio passaporto ha un certo numero di visti. Non avevo... Ma no, signora Kruger, non deve farsi nessun rimprovero. Non è colpa sua, gliel'assicuro. I bambini sono ancora in piedi? Non ha una vicina a cui affidarli? Ascolti, sarò da lei tra mezz'ora al massimo. Ma sì, ma sì. Ha fatto tutto quello che ha potuto. Me ne occuperò io, sì, sì. A tra poco. È morto? Da pochi minuti. Oh. È urgente che vada da loro, in quella casa. Ora è la moglie ad avere bisogno di cure. Certo, noi approfittiamo per ritirarci. Sì. E poi si è fatto più tardi del solito. Allora, fra due settimane a casa nostra. Solito orario, salvo contrattempi. Aspettatemi, vengo giù con voi. Arrivederci, signora Perdoni. Arrivederci. E complimenti per il pranzo. Cercherò di tornare presto, Francine. Sì, non preoccuparti. Non aspettarmi, sei stanca. Se ritardo vai a letto. Va bene, caro. Ancora grazie, signora. Buonanotte. E buonanotte, cara, e a presto. Presto. Volete che vi accompagni? Ho la macchina parcheggiata proprio qui davanti. Grazie, preferiamo camminare un po'. Che ore abbiamo fatto? Sono le 11:10. Déjà. Hai voluto raccontargli il caso José? Ah, sì. Ma non sei riuscito ad arrivare sino alla fine. E ne riparlerò un'altra volta. Avevi fatto tutto quello che potevi, ricordo. Già, come Pardon stasera, con la moglie del sarto. Vedi, cara, per Pardon il sarto ebreo all'inizio, ne sono certo, non sarà stato altro che uno sconosciuto, un malato come tanti. E sono certo che ora Pardon non lo dimenticherà più, come io non ho dimenticato Adrien José. Tu avevi fatto il tuo dovere. Ah, lo so, avevo fatto il mio dovere, ma avrei voluto farlo fino in fondo, invece... Il giudice è come gli ho, vero? La sua intransigenza, la sua prepotenza. Ma no, come lui non è cattivo. L'hanno chiamato il mio nemico intimo perché a volte ci siamo scontrati. Spesso vi siete scontrati. Sì, ma non è colpa sua. Se non si è mai fidato dei miei metodi dipende solo dalla... Chi prepara la colazione? Carlotta. La signora Silana arriva quando sto per uscire. Ieri mattina tutto si è svolto come gli altri giorni? Sì, certo. Niente di particolare. Quando stavo per salire in macchina ho visto la signora Siron che arrivava con la spesa sotto il braccio. Avete soltanto una macchina? Due. Io uso una sportiva a due posti. Christine aveva una macchina americana, una Cadillac. E l'auto di sua moglie era parcheggiata lungo il bordo del marciapiede? Sì, Rue Lopère è tranquilla, poco frequentata ed è facile parcheggiare. Anch'io la lascio sempre davanti a casa. È andato subito in ufficio? No. E anche questo si ritorcerà contro di me. Sono andato a prendere Annette in Rue Caulaincourt. Ci va ogni mattina? Quasi. Arriva in ufficio in compagnia della sua segretaria? Per molto tempo l'ho lasciata alla più vicina stazione della metropolitana. Alcuni impiegati ci hanno visti, tutti hanno finito per sapere e ho preferito essere franco. Credo di aver provato un certo piacere a non nascondere niente. Detesto, vede, certi sorrisi, bisbigli, l'aria d'intesa.
A mezzogiorno avete pranzato insieme? No, ho invitato a pranzo un importante cliente inglese che era appena arrivato per una riunione d'affari. E sua moglie? Le ho telefonato alle 2:30, tornando in ufficio. Era alzata? Sì, era svegliata da pochi minuti. Mi ha annunciato che avrebbe fatto delle commissioni e poi avrebbe cenato con un'amica. Non ha detto il nome? No, mi pare di no. Me ne ricorderei. Capita sovente, non vi ho badato. Ho ripreso quindi la riunione interrotta a mezzogiorno. Alle 6 i miei collaboratori se ne sono andati, come la maggior parte degli impiegati. Alle 6:15 il signor Jules, il più anziano, è venuto a chiedermi se non avessi più bisogno di lui e se n'è andato a sua volta. Lei è la sua segretaria. Siete rimasti soli? A parte il custode, ovviamente. Ci capita spesso. Siamo scesi anche noi e una volta in macchina ho deciso di approfittare del bel tempo per andare a prendere l'aperitivo fuori città. Mi rilassa guidare. Di solito lei e Annette cenate al ristorante? Raramente. Preferiamo cenare nell'appartamento di Annette. Era un po' prima delle 8 ieri sera quando siamo arrivati in Rue Caulaincourt. In casa mi sono tolto la giacca e mentre Annette si cambiava ho apparecchiato la tavola. Non lo nascondo. Anche questo mi piace, mi ringiovanisce. Lei mi parlava dalla stanza vicina. Immagino che ogni particolare sarà spiattellato in pubblico. No. Stavamo per sederci a tavola quando sentiamo bussare. Era suo padre. Da quando È urgente che vada da loro, in quella casa. Ora è la moglie ad avere bisogno di cure. Certo, noi approfittiamo per ritirarci. Sì. E poi si è fatto più tardi del solito. Allora, fra 2 settimane a casa nostra. Solito orario, salvo contrattempi. Aspettatemi, vengo giù con voi. Arrivederci, signora Perdoni. Arrivederci. E complimenti per il pranzo. Cercherò di tornare presto, Francine. Sì, non preoccuparti. Non aspettarmi, sei stanca. Se ritardo vai a letto. Va bene, caro. Ancora grazie, signora. Buonanotte. E buonanotte, cara. E a presto. Presto. Volete che vi accompagni? Ho la macchina parcheggiata proprio qui davanti. Grazie, preferiamo camminare un po'. Che ore abbiamo fatto? Sono le 11:10. Déjà. Hai voluto raccontargli il caso José? Ah, sì. Ma non sei riuscito ad arrivare sino alla fine. E ne riparlerò un'altra volta. Avevi fatto tutto quello che potevi, ricordo. Già, come Pardon stasera, con la moglie del sarto. Vedi, cara, per Pardon il sarto ebreo all'inizio, ne sono certo, non sarà stato altro che uno sconosciuto, un malato come tanti. E sono certo che ora Pardon non lo dimenticherà più, come io non ho dimenticato Adrien José. Tu avevi fatto il tuo dovere. Ah, lo so, avevo fatto il mio dovere, ma avrei voluto farlo fino in fondo, invece... Il giudice come gli ho, vero? La sua intransigenza, la sua prepotenza. Ma no, come gli ho... Non è cattivo. L'hanno chiamato il mio nemico intimo perché a volte ci siamo scontrati. Spesso vi siete scontrati. Sì, ma non è colpa sua. Se non si è mai fidato dei miei metodi, dipende solo dall'abisso che separa i nostri punti di vista. E inoltre dipende dall'idea che lui si è fatta del suo ruolo, diciamo del suo dovere. Ritiene che, essendo pagato per difendere la società, deve dimostrarsi inflessibile verso tutto quello che minaccia di turbare l'ordine costituito. Penso che in vita sua non abbia mai conosciuto il dubbio. Serenamente separa i buoni dai cattivi senza riuscire a credere che qualcuno possa trovarsi a volte nel mezzo. Succede a me. Mi scusi, capo. Questo giornale è appena arrivato. Guardi qui. La doppia vita di Adrien José. Scena violenta col padre della giovane Annette Duché in Rue Caulaincourt.
I fatti di Rue Conencourt non sono forse estranei al dramma che doveva svolgersi poche ore dopo. Anche gli altri giornali hanno avuto l'informazione? Non credo, almeno finora. Ho già telefonato alla redazione. Il giornalista responsabile non c'è. Chi mi ha risposto ha parlato di una telefonata anonima ricevuta al giornale subito dopo che la radio aveva annunciato il delitto e pare che fosse al corrente... Che c'è ancora, Le Pointe? C'è il giudice al telefono, capo. Vengo, vengo. E tu, Janvier, vedi di saperne di più su quella telefonata anonima. Ha letto i giornali del pomeriggio, commissario Maigret? Si riferisce a quello che... Ma io sapevo già tutto, signor giudice. Ha fornito lei la notizia al giornale? La portinaia di Rue Caulaincourt aveva informato lei? No, me l'ha detto lui. Spontaneamente? Sì. Allora José ha incontrato davvero il padre della ragazza ieri sera? Esatto. Mi faccia sapere tutto, il più presto possibile. E non dia alcuna informazione alla stampa prima di avermi visto. Glielo prometto, signor giudice. Era il giudice istruttore, vero? Immagino che... No, non farà niente prima di avermi visto. Cerchi di restare calmo. Ho ancora un certo numero di domande da farle. È successo qualcosa, vero? Sì. Qualcosa di brutto per me? Abbastanza. Gliene parlerò dopo. Dove eravamo rimasti? Era entrato in un bar ai Champs-Élysées. Tutto questo verrà verificato. Non necessariamente perché si dubiti della sua parola, ma per routine. Conosce il nome del bar? Il Select. Jean, il barista, mi conosce da molto tempo. Che ora era? Non ho guardato il mio orologio né quello del bar, ma direi le 9:30, forse le 10. E non ha parlato con nessuno? Con il barista. Ah. Mi ha detto qualcosa come non va, signor José, e devo aver risposto non molto. Ho aggiunto per timore che mi prendessero per un ubriacone, ho mangiato qualcosa che non va giù. Era dunque lucido? Sapevo dov'ero, sapevo quello che facevo, sapevo dove avevo lasciato la macchina. Poco dopo mi sono fermato regolarmente a un semaforo rosso. È questo che lei chiama lucidità? La realtà era comunque deformata. Avevo l'impressione di essere vittima di una trappola. Sono arrivato al punto di sospettare Annette di avere avvertito il padre e di averlo fatto venire a Parigi per provocare un diverbio che mi avrebbe messo con le spalle al muro. E nello Sirica, non sempre è possibile trovare in commercio dischi dei grandi cantanti del passato. Quando verrete a pranzo da me, vi farò ascoltare la Cavalleria Rusticana cantata da Caruso. Oh, Enrico Caruso, una rarità, immagino. Gradisce ancora un po' di torta, signora Maigret? Oh, sì, sì, grazie. Ah, inutile dirle che la sua torta di riso è squisita. Anche per lei, commissario? Perché no? È proprio squisita, ha ragione mia moglie. E poi mi ricorda la mia infanzia, cioè mi ricorda quella che faceva mia madre. Da 40 anni non ne assaggiavo una così buona. Maigret. Creda, signora, perdon. Maigret, forse non dovrei dirlo io, che stasera sono il suo anfitrione, ma sono anche il suo medico. Quindi le raccomando, proprio una fettina. Non dimentichi la dieta che le ho prescritto. Ma via, è leggera. Ha ragione suo marito, signora Pardon. C'è la pressione, il colesterolo, i trigliceridi e tutto il resto. Proprio una fettina, piccola piccola. Sarà per me. Ecco, grazie. Pronto, sono il dottor Pardon, chi parla? L'ascolto, signora Kruger, sì. Ma parli con più calma. Per favore, Francine, il grammofono, abbassa un po'. Sì, capisco, signora Kruger. Se questo può aiutarla, sono pronto a venire. Lo so, ma non posso far niente di più, mi creda. Finiremo l'ennesima cena senza di lui. Gli dia una compressa rosa. D'altronde è un medico. Una sola. Se fra mezz'ora non avrà fatto effetto... No, no, io non esco. Eventualmente mi richiama. Buonasera, signora Kruger. Ecco una di quelle sere in cui vorrei aver scelto un altro mestiere. Può durare 3-4 ore, ma può chiamarmi anche da un momento all'altro. Si tratta di un giovane sarto ebreo polacco che abita in Rue Caulaincourt. 5 figli. Il più grande di 9 anni.
e un sesto in arrivo. Oh mio Dio. La medicina non può salvarlo e da 5 settimane non riesce a morire. Poveretto. Ho fatto di tutto per convincerlo ad andare in ospedale. Quando pronuncio questa parola piange, geme, supplica la moglie che non lo lasciano portar via. Vivono in 2 stanze. Oh. I bambini piangono, la donna è al limite. È lei che dovrei curare. Ma finché va avanti così, sono impotente. Sono andato da loro già prima di cena. Ho fatto un'iniezione all'uomo, ma... Credo di aver capito. Legalmente e anche dal punto di vista medico non posso somministrargli altre dosi. La donna ha insistito. Occasione di rivedere José. Se n'era appropriato a un punto tale da lasciar credere che ne fosse geloso. Lei non crederà, caro Pardon, ma l'istruttorio si svolse fra le 4 mura del suo gabinetto, senza che noi della polizia venissimo a sapere più di quanto pubblicavano i giornali. Per circa 2 mesi alcuni miei uomini procedettero solo a verifiche snervanti. Le indagini si effettuavano su 2 piani. La ricostruzione degli spostamenti di ogni personaggio la notte del delitto e l'ispezione, ricominciata 20 volte, nella casa di Louis Lopère, dove si sperava sempre di scoprire un indizio che ci era sfuggito. Furono ancora interrogati le 2 domestiche, i fornitori, i vicini e poi il controllo delle lettere anonime o firmate, ma soprattutto quelle anonime che non si potevano trascurare. È inevitabile quando un caso agita l'opinione pubblica. Matti, mezzi matti, che ce l'ha col vicino di casa. No, basta. O semplicemente chi crede di sapere qualcosa si rivolge alla polizia, che deve tener conto del vero e del falso. Vede, Pardon, quando viene commesso un delitto, nulla è semplice. Vita, morte, miracoli di 10 o 20 persone che sembravano normali qualche ora prima si presentano di colpo sotto una luce più o meno equivoca. Tutto è possibile. Non c'è un metodo infallibile per essere sicuri della buona fede o semplicemente della memoria dei testimoni. Il pubblico decide d'istinto, mosso da considerazioni sentimentali e da una logica elementare. Ma noi abbiamo il dovere di non trascurare alcune ipotesi. È un lavoro snervante, lo capisco. Proprio quando sarebbe stato necessario conoscere tutto della vita di 10, se non addirittura di 30 di individui di cui non si sapeva niente il giorno prima, io mi sentivo con le mani legate. E inoltre disponevo soltanto di 1 manciata di collaboratori. Per 2 mesi vissi con la sensazione della mia impotenza, pur ostinandomi e sperando sempre in un miracolo. E Adrien José continuava a negare, nonostante presunzioni di colpevolezza sempre più forti. La difesa fu assunta dall'avvocato Jean-Jacques Lenin. Era una scelta sbagliata. E se ne avessi avuto la possibilità lo avrei anche detto a José. Lenin è uno dei 3-4 luminari del foro che fanno scalpore in corte d'assise quando si occupa. Intendo, Pardon. Non si tratta più di decidere se sia colpevole o no. Questo non spetta alla polizia giudiziaria, così dicono i magistrati. Non dobbiamo neppure chiederci se è possibile che. Mi fa ribrezzo. Se ci avessi pensato quando sono entrato nella polizia, sono sicuro che... Mi viene in mente un caso... Vado io. Ancora. Pronto? No, signore, no. Ha sbagliato numero. Chiedevano di un locale in Rue Schmenberg. Forse il loro numero telefonico è simile al nostro. Ah, probabile. Dicevo... Mi ricordo un caso di alcuni anni fa. Lei seguì il caso José. José? José. Il nome mi ricorda vagamente. Ah, sì, quella signora del quartiere di Auteuil, uccisa durante la notte, a coltellate. Se ne parlò molto sui giornali. Ma la verità, ammesso che ci fosse una verità, non fu mai dichiarata.
Rivedo Adrien José, il marito della vittima, alla fine del suo primo interrogatorio. Volendo, potrei anche farle leggere il verbale per avere la sua opinione. Ma lei non ha avuto l'uomo davanti a sé per ore. Non ha sentito la sua voce. Non ha spiato le sue espressioni. Prego, entri pure. Si siede. Mi spiace, ma sono costretto, signor José, a registrare le risposte che vorrà darmi. Le Point, sei pronto col registratore? Sono pronto, capo. Chiudo la finestra? Va bene. Cominciamo con le solite domande di identità. Nome, cognome, età, professione. Adrien José, 40 anni, nato a Sète nell'Hérault. Suo padre? Maestro elementare, è morto 10 anni fa. Sua madre è viva? Sì, abita ancora nella stessa casetta a Sète. Lei è farmacista, mi pare. Ho studiato farmacia a Montpellier, poi un anno di medicina, ma non l'ho terminata. Per quale ragione? Forse ci sono molte ragioni. La più evidente è che i miei genitori non avevano soldi. Dovevano fare grossi sacrifici per pagarmi gli studi. Una volta medico, avrei faticato parecchio per sistemarmi. È importante. Tutto può essere importante. Capisco. Mi chiedo ancora se avessi una vocazione precisa. Mi avevano parlato della carriera che si prospetta. Capisce? Già, con le donne tutto è possibile. Dottore, gradisce una grappa o un calvados? Sì, sì, grazie, un calvados. Bene. Anche per me. Sì, caro. Ma forse è meglio spostarci nello studio per fumare, così non disturbiamo il signore. E portiamo con noi i bicchieri. Ma no, facciamo noi. Ecco. Ho conservato. Intanto prepariamo anche il caffè. Sì, no, questo lo prendo io. Mi stava dicendo, signore, che all'ultimo momento aggiunge un bicchiere di cognac. È proprio così. Ora, benché non sia molto ortodosso, io questa volta ho messo del liquore di prugnola d'Alsazia. Ecco tutto. Caro Maigret, l'altra settimana non ha finito di raccontarmi la conclusione del caso Adrien José? Oh, già. Non so esattamente dove ero rimasto. Al momento dell'arresto. Sì, all'arresto. Vede, fin dall'inizio avevo previsto che il giudice istruttore, il giudice come li ho, non mi avrebbe più dato occasione di rivedere José. Se n'era appropriato a un punto tale da lasciar credere che ne fosse geloso. Lei non crederà, caro Pardon, ma l'istruttorio si svolse fra le quattro mura del suo gabinetto, senza che noi della polizia venissimo a sapere più di quanto pubblicavano i giornali. Per circa 2 mesi alcuni miei uomini procedettero solo a verifiche snervanti. Le indagini si effettuavano su 2 piani. La ricostruzione degli spostamenti di ogni personaggio la notte del delitto e l'ispezione, ricominciata 20 volte, nella casa di Louis Lopère, dove si sperava sempre di scoprire un indizio che ci era sfuggito. Furono ancora interrogati le due domestiche, i fornitori, i vicini e poi il controllo delle lettere anonime o firmate, ma soprattutto quelle anonime, che non si potevano trascurare. È inevitabile quando un caso agita l'opinione pubblica. Matti, mezzi matti, che ce l'ha col vicino di casa. No, basta. O semplicemente chi crede di sapere qualcosa si rivolge alla polizia, che deve tener conto del vero e del falso. Vede, Pardon, quando viene commesso un delitto, nulla è semplice. Vita, morte, miracoli di 10 o 20 persone che sembravano normali qualche ora prima, si presentano di colpo sotto una luce più o meno equivoca. Tutto è possibile. Non c'è un metodo infallibile per essere sicuri della buona fede o semplicemente della memoria dei testimoni. Il pubblico decide d'istinto, mosso da considerazioni sentimentali. Lei mi parlava dei suoi amici e persino dei suoi amanti. Si divertiva a raccontarmi i particolari.
La prima tacqui, poi un giorno in una crisi di gelosia finì per picchiarla. E chi parlò di matrimonio? Non lo so più. Francamente è impossibile dirlo. Dove abitava Cristina a quell'epoca? Nella casa che ha visto, in Rue Lepère. Una notte, in un cabaret dopo un paio di bottiglie di champagne, ci guardammo e di colpo, sobri, ci chiedemmo seriamente quello che dovevamo fare. Non si ricorda chi lo chiese per primo? Francamente no. La parola matrimonio venne pronunciata dapprima con tono di scherzo quasi, e poi... è difficile dirlo dopo così tanto tempo. Sua moglie aveva circa 5 anni più di lei. E anche molti soldi in più. Non potevo, una volta diventato suo marito, passare la giornata dietro il banco di una farmacia. Lei conosceva un certo Virieux, a cui i genitori avevano lasciato una casa farmaceutica, ma Virieux non era farmacista. Christine investì del denaro nella società Virieux e io ne divenni il direttore. Insomma, lei così realizzò la sua ambizione. Può dare questa impressione, forse. Se si ripercorrono i fatti nel loro svolgimento, può sembrare che io avessi preparato ogni tappa. Eppure le assicuro che non è così. Sposai Christine perché l'amavo. Dal canto suo... lei mi supplicò di vivere legalmente con lei. Si presentava, è vero, la possibilità di farmi una posizione a livello del suo tipo di vita, anche se il denaro investito nell'azienda rimase a suo nome. Alcuni mi presero per un mantenuto e non sempre fui ben accolto nel nuovo ambiente dove ormai vivevo. Foste felici? Credo di sì. Lavorai molto. I laboratori Virieux, un tempo poco importanti, sono da annoverare oggi tra i 4 più grandi di Parigi. Vuole mangiare? No, no, non ho fame. Se permette, prendo un altro bicchiere di birra. Eccolo. Era ubriaco la notte scorsa? È proprio su questo punto che mi hanno fatto molte domande stamattina al commissariato di Auteuil. Forse lo sono stato a un certo punto della notte, ma mi ricordo tutto. Non ho ancora letto la deposizione che ha reso al commissariato di Auteuil, che ho qui.